troppe sono le donne che sono state uccise da mano dai loro compagni, dai loro mariti, a volte dei loro figli, dei loro familiari, quindi poco, no? Del ritrovamento dei resti di quella ragazza uccisa perché non sottostava al volere della famiglia, no? E oggi però la riflessione che vogliamo fare qua, anche se ci sarà sicuramente qualcuno che parlerà della violenza curva, quindi della violenza anche fisica, quella psicologica, però la riflessione che su cui vogliamo riflettere oggi è una violenza di natura diversa. Che cos'è lo stereotipo, che cos'è il pregiudizio? Soprattutto per me che sono la consigliera di carità sui luoghi di lavoro, perché tante volte si veniva a casa, ma tante volte lo abbiamo per strada, molte volte lo abbiamo anche sui luoghi di lavoro. E non sempre la persona che opera la violenza è consapevole di operare la violenza. Spesso c'è il collega che ti fa il complimento, o il capo che ti fa fare qualcosa che non dovresti fare, che ti dice qualcosa, un diritto leso, no? Un congedo parentale non concesso, una maternità negata. Quando una donna va a fare un colloquio di lavoro le chiedono se ha intenzione di fare figli. Sono tutte violenze. Sono violenze a cui ognuna di noi, spesso si dice che 3 donne su 10 subiscono violenza quotidiana, le abbiamo subite tutte. Io penso che non c'è una donna in questa sala, non c'è una donna nella nostra città che almeno non una, volte della vita non abbia subito violenze di qualsiasi genere, verbali, di denigrazione, di pregiudizio. E spesso queste violenze non sono nemmeno comprese da chi le opera. Spesso quelle che gli uomini chiamano avanzo, no? Noi le vediamo come violenze. Un linguaggio verbale offensivo, un modo di appellarci o semplicemente di avvicinarsi alla persona può essere percepita come violenza. La delicatezza, la sensibilità è una cosa, una dote che purtroppo è sempre più cara nei nostri tempi, e noi vogliamo parlare di questo oggi. Io ringrazio voi che state qua. Ringrazio le persone che insieme a me hanno organizzato questa giornata, questo momento di riflessione, Renata Monza, la Presidente del CUG della Città Metropolitana di Napoli, la Antonella Verde, che fa parte dell'AUGI, del diritto dell'AUGI e di donne giuriste italiane, quindi ringrazio la Presidente nazionale, la Presidente, tutte le varie presidenti e tutte le socie che supportano da questa associazione. Io ho un grande supporto, perché spesso supportano l'ufficio della consigliera di parità, Chica Genna, che è un medico molto attivo proprio nelle varie opportunità, ma su vari campi, in varie associazioni. Il Comune di Napoli, che purtroppo oggi la Presidente del CUG del Comune di Napoli ha chiesto da poco, non potrà essere presente, ma anche Antonello Sannino, che fa parte dell'associazione LGBT. E ringrazio tutti voi per avere questa opportunità di riflessione. E mi auguro che durante questo pomeriggio, a parte gli interventi che ci saranno da qua, ci sarà anche magari qualche domanda, ci sarà qualche riflessione, qualche spunto su cui poter discutere. Quindi passo la parola a chi mi supporterà come moderatrice, quindi a Chicca Genna, che opererà la moderazione della prima e della seconda parte.
Grazie Isabella. Prima di dare la parola mi sentite? Grazie alla consigliera di parità che è da sempre impegnata su dei temi che sono di una grossa importanza, soprattutto nella nostra città, nella città di Napoli, e soprattutto a livello nazionale e internazionale. Leggevo ieri sera un libro che vi consiglio di leggere, della Cantarella, che si chiama L'inganno di Pandora, perché volevo un po' leggere le discriminazioni. Quali sono le radici delle discriminazioni? Questo libro della Cantarella praticamente dice che le discriminazioni iniziano nell'antica Grecia. Era una società fatta solo di uomini, fu mandata a Pandora perché si volevano vendicare di Prometeo che aveva rubato il fuoco e aveva regalato agli uomini. Perché questo excursus storico? E in questo libro che vi consiglio nuovamente di leggere ci sono tanti episodi che vengono raccontati della storia che all'epoca era una storia raccontata, da cui si possono capire in quale società noi viviamo e qual è l'ereditarietà che noi abbiamo di una società che da sempre si porta questo retaggio culturale. E volevo dire ancora prima di passare la parola, volevo dire che però adesso, da quando noi abbiamo iniziato, c'è una rete di donne che sono donne impegnatissime, che fanno azioni culturali importantissime, per cui sta aumentando anche il numero di coloro che vogliono combattere contro questa idra da numerose teste. Ed è il complimento vorrei fare alla consigliera di parità, perché quando abbiamo iniziato eravamo veramente poche. E invece adesso c'è venuto, ci siete voi, donne giuriste, che siete in primo piano ad aiutarci, e quindi vorrei con questo iniziare i lavori. Un'ultima cosa, un ricordo per Casamicciola, perché noi adesso facciamo questa, però c'è la violenza degli elementi e continuiamo a combattere, quindi io vorrei ricordare Casamicciola che in questo momento sta soffrendo e per chiunque possa in qualche maniera aiutare questa isola che sta soffrendo. Passo la parola a Irma Conti, che è avvocato, presidente nazionale dell'Associazione Donne Giuriste. Io ringrazio, non a livello formale ma sostanziale, per l'invito, e anche io mi unisco al pensiero Rischia. Ieri ero all'inaugurazione dell'opera e anche lì è stato fatto un minuto di silenzio per quello che è successo. E parto proprio dall'inaugurazione dell'opera, del teatro dell'opera di Roma di ieri, dove non conoscevo l'opera, non quell'opera di sera, sono stata invitata. Non ho avuto tempo di vederla prima e pian piano mi sono stupita quando ho capito quello che poi hanno confermato anche tutti i giornali, che l'opera di ieri sera riguardava le martiri che sono state e continuano a essere donne. Quindi la prima serata di inaugurazione dell'opera, del teatro dell'opera di Roma, ha visto al centro, in un contesto così particolare, un tema così per noi avvincente e che dobbiamo vincere. E allora mentre lo vedevo quasi mi emozionavo, perché poi ho capito ancora meglio al secondo atto, e mi emozionavo perché noi non siamo più sole. Cioè in questa battaglia che la consigliera Bonfiglio già ha aggregato molto, come diceva prima che mi ha preceduto, non siamo più sole e siamo donne e uomini, perché poi infatti il tempo seguito dopo nella scena che c'è stata, quindi con le persone vicino, cioè a me c'erano dei tra i carabinieri. Io ho detto abbiamo vinto tanti mali e non riusciamo a vincere questo crimine contro le donne. Questo è impossibile. E allora la nostra tenacia, la nostra determinazione sicuramente ci porterà io a un braccetto qui con l'obiettivo zero femminicidi.
che poi è la punta dell'iceberg di quello che è la violenza di genere. E io credo fermamente che ci riusciremo perché abbiamo affinato gli strumenti, perché le donne hanno cominciato ad agire, perché stiamo dando dei messaggi ormai dopo una formazione anche nostra, messaggi puntuali, cioè per esempio quello, noi siamo giuriste, quello di denunciare, perché l'unico strumento per interrompere la violenza di genere, per interrompere la violenza sulla donna, è la denuncia. Cioè non c'è una violenza che si attutisce, si calma, il maltrattante che si calma perché si distrae per altri motivi, e ne sto ridicolizzando l'aspetto, ma l'unico movimento è la denuncia. E quando si dice ma denunciare non serve a niente, e no, pure lì dobbiamo intervenire, perché non è vero che non serve a niente. E a fronte di qualche situazione che ancora non è stata, a cui non è stata data una risposta adeguata, ma andiamo a vedere la denuncia, come è stata fatta, quando è stata fatta, in che termini è stata fatta, e per questo noi stiamo spendendo molto tempo sulla formazione. E su, tra l'altro, non c'è un altro messaggio, che di questi strumenti, questi argomenti, ce ne deve occupare solo una competenza qualificata. Per noi avvocati e avvocate la competenza rientra nell'ordine dell'ordinamento deontologico, ma qui deve essere qualificata e specifica, per le peculiarità del caso, perché non si può mandare un ricorso se la persona, sappiamo che un maltrattante è già un maltrattante, allora bisogna mettere prima in sicurezza la donna e poi iniziare una causa di separazione. E questi sono argomenti che incidono sulla salute e sulla salvezza della donna molte volte, non sono argomenti collaterali. Tutte queste, diciamo, questi particolari aspetti che abbiamo raffinando, che abbiamo acquisito nel tempo, e che divulghiamo, ci confrontiamo tra di noi, il penale e il civile, due mondi separati, abbiamo cominciato ad unire invece nei corsi di formazione, perché l'uno non può prescindere dall'altro. E quindi questo, diciamo, a livello sociale, secondo me c'è un substrato oggi ancora più pronto, e questo anche grazie alla rete delle consigli di parità, anche grazie alle associazioni come le nostre. Io nel portale del saluto dell'associazione donne giuriste a livello nazionale, che viene qui tra l'altro proprio nella sezione di Napoli, l'espressione della vicepresidente del Sud, Valeria Palmieri, che ha visto a Napoli il congresso, abbiamo organizzato un congresso che non è lesino proprio parole, straordinario, organizzato con una puntualità grazie all'ottima presidente Paola Russo, insieme a Giovanna Molino, insieme a Lidia Celli, insieme a Antonella Verde, insieme a tutta la sezione di Napoli. Le signore, tra l'altro, che ci hanno accolto con uno stile, con un'organizzazione. E allora per noi Napoli è importante per molti aspetti, è importante tra l'altro tutta l'Italia, ma è importante perché noi stiamo facendo un gioco di squadra. Che è un altro argomento che voglio condividere con voi, perché anche l'associazionismo deve essere unito al proprio interno. Noi siamo interscambiabili, possiamo dirlo, siamo veramente, condividiamo tutto, non c'è una decisione che viene presa, alcune volte diciamo qualcuno deve metabolizzare meglio, che parlo per me stessa, prima di vederla con convinzione. Ma questo è un gioco di squadra che noi donne dobbiamo fare, e dobbiamo farlo tra l'altro con voi, e dobbiamo farlo con le altre discipline, perché la multidisciplinarità, l'interazione, noi possiamo consegnarvi degli strumenti, cioè delle riflessioni. Noi siamo giuriste, quindi lavoriamo con le norme, e questo è l'ultimo aspetto che taccio, è l'aspetto come si vince la violenza di genere. Si vince con un aspetto culturale, quello di ieri per me è stato un pilastro importante. Queste occasioni convegnistiche sono dei pilastri importanti, ma noi abbiamo uno strumento efficace, una norma, che non fa torti, cioè nel senso che impone delle cose. E allora noi già ci siamo mossi, perché tra l'altro la violenza di genere, la violenza è semplicemente, è l'estremo, è l'aspetto più patologico della mancanza di parità di genere. E allora se vogliamo incidere a livello culturale, come andiamo a fare nelle scuole, ma nelle scuole io addirittura andai in una seconda elementare, una primaria di Roma, come andiamo nelle scuole, così dobbiamo incidere nella nostra società. Per gli adulti sarà difficile portarli, no, a sentirci, ma ci sono le norme,
E noi ci siamo attivati in questo senso durante il Covid, durante la pandemia, quando ci tengo anche qui a dirlo, ci siamo viste ogni settimana, tra l'altro ogni settimana con il direttivo nazionale e con tutte le sezioni, con 25 del territorio nazionale, senza trucco e senza tacchi, con il volto abbastanza serio, impegnato, perché avevamo il problema della pandemia, del Covid, delle barre che vivevamo d'albergo, ma con un'unione che ha fortificato secondo me la nostra associazione e non ci siamo date per sconfitte. Abbiamo cominciato, mi ricordo, i primi webinar, ma ci sentiamo da remoto. Quindi tutta una serie, e abbiamo cominciato a fare le audizioni con la regione. Ed anche qui, se interessante, se interessa la sinergia, noi la regione Lazio abbiamo ottenuto l'approvazione di una legge. Questa legge, o meglio, di un comma di un articolo all'interno della legge sulla parità salariale, con l'ottima normativa anche l'avvocato e il consiglio della regione Lazio, con questa legge noi preveniamo che nel conferire gli incarichi, quindi regioni, province, comune, tutti gli enti partecipati, tutte le società partecipate, queste sono le azioni concrete, perché altrimenti dire sempre il problema esiste, secondo me, consolida solo il problema. Tutti gli incarichi, nell'essere conferiti, devono rispettare la qualità di genere. In che modo però? Che diamo pure delle soluzioni al legislatore che poi le recepisce. Prevedendo la comparazione tra il curriculum di un uomo e il curriculum di una donna. E poi vinca il o la migliore. Noi non abbiamo esigenze di affermarci necessariamente, noi abbiamo esigenze di avere una pari opportunità, perché è lì che si annida quello che per l'avvocatura e per tante colleghe qui vale il 65% del reddito. Cioè non è una cosa da poco. Stiamo parlando che io e il mio collega, bravissimi, paritari, quando mi si dice quei nomi si deve bravi, io quasi mi risento, perché secondo me non c'è, ma non ci tengo neanche ad essere più bravo ad essere cosa sua. Quando noi abbiamo due professionisti, uomo e donna, pensiamo che per il solo fatto di essere donne, noi abbiamo un reddito del 65% in meno, qualcosa dobbiamo fare. Ripeto, la norma è una normativa in totale, perché l'altro non è che preferiamo, che riserviamo, no, ma che prevede semplicemente la stessa opportunità. Quella famosa fotografia dove si vede che parte sempre la donna indietro, noi vogliamo che partiamo allo stesso livello. Un'altra, tra l'altro, importante iniziativa che abbiamo avuto nel Lazio è il protocollo, l'ordine degli avvocati di Roma, io ho anche l'onore di essere un consigliere a Roma e la regione, un protocollo con un fondo di 150.000 euro che è stato quest'anno prorogato ancora, quello nel prossimo triennio, per cui le donne vittime di violenza possono bambine, possono avere accesso a questo fondo, gli avvocati e gli avvocati qualificati, quindi infatti bisogna dimostrare che in questa materia, diritto di famiglia, penale, non maltrattamenti, però sia una competenza e basta dimostrarlo portando altri casi, 5-6 casi che sono stati già trattati, il professionista o la professionista accettano il parametro al minimo, quindi accettano il compenso al minimo, questa è l'unica condizione, diciamo, che fa vedere che l'avvocatura sempre presente anche nella battaglia alla violenza dentro e fuori le aule giudiziarie, e in questo modo la donna che sia per titolo di reato o per reddito non rientra nella missione della precisa spesa dello Stato può accedere a questo fondo anche per i consulenti. Faccio un esempio: in relazione al mancato versamento degli alimenti non consente, non è un reato che l'azione materie consente alla donna di avere la missione della precisa spesa dello Stato, ma se ha un reddito leggermente superiore a quello che è il reddito legale non può avere nessun sostegno. In questo modo, se la donna fino al doppio, quindi circa 23.000 euro, ha un reddito fino a 23.000 euro per questo tipo di reato, sia in ambito penale che in ambito civile, quindi per fare un ricorso, per fare una riduzione, per fare qualsiasi iniziativa in ambito civile e sia per rivolgersi a uno specialista, uno psicologo, un consulente, a chiunque, può avere questo fondo. Allora, ecco il nostro, diciamo, siamo qui, no?
non tanto solo per essere insieme, per salutarci e conoscerci, ma anche per avere una fattiva, dare una fattiva apporto alla lotta alla violenza di genere, che veramente è un male che non ha nessuna ragione di esistere. Grazie. Volevo dire che durante il periodo del lockdown con la nostra associazione noi abbiamo tenuto aperto uno sportello d'ascolto presso la città metropolitana, forse non tutti lo sanno questo, e c'era la possibilità alle donne vittime di violenza a casa di poter telefonare a delle professioniste, quindi abbiamo fatto questo protocollo d'intesa con le professioniste. Volevo dirlo perché per me è importante le cose e la famosa collaborazione. Abbiamo fatto delle cose importanti e cerchiamo di farne ancora tante per le persone che hanno veramente bisogno. Grazie. Io volevo aggiungere che noi Scienze Femministiche, il polo didattico del Cardarelli, insegniamo, c'è un corso di violenza di genere. Nel pubblico c'è una delle ragazze che si è adesso diplomata con tesi sul ruolo dell'infermiere nei casi di violenza di genere, che è importante perché noi stiamo formando personale sanitario che deve accogliere. Martina si è laureata con 110 euro, lo facciamo tutti. Allora, passo la parola a Paola Russo, che è la presidente dell'Associazione Donne Giuriste della sezione di Napoli, e con la quale abbiamo fatto un percorso insieme. Siamo andati in alcune scuole che sono nel territorio napoletano. Abbiamo avuto delle esperienze bellissime con i ragazzi quando parlavamo di violenza, che ci hanno anche un poco fatto da barriera, perché si sono sentiti attaccati in alcuni aspetti. E va bene, non posso, poi io sto rivedendo, per dare solo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto vi do il benvenuto a nome della mia sezione, la sezione di Napoli, e delle colleghe che sono qui presenti, e anche appunto di chi non è potuto essere qui, ma ci appoggia sempre con molta enfasi. Ringrazio la Presidente da Roma oggi, deve ripartire, deve provare la sua presenza qui, è la manifestazione di quanto forte sia il legame del direttivo nazionale con la nostra sezione, così come con tutte le sezioni, ma tra di noi c'è un affetto particolare, quindi la ringrazio della presenza. Allora, il mio ringraziamento doveroso e sincero va innanzitutto alla consigliera Bonfiglio. La consigliera praticamente da sempre ci dedica la sua attenzione e la sua disponibilità e ci coinvolge, come appunto ha già detto, così come ha detto la dottoressa Genna, iniziative che appunto sono volte a realizzare ogni forma possibile di contrasto alla violenza, alla discriminazione e a promuovere le varie opportunità. Poi voglio ringraziare la dottoressa Genna, dell'Osservatorio Sanitario di Napoli, con cui abbiamo già parecchio ormai intrapreso un cammino che è volto proprio a realizzare questa cultura comune della lotta contro la violenza sulle donne, che in effetti la violenza va affrontata non più e non solo come un'emergenza, ma con degli interventi necessariamente strutturali. Interventi che comportino un necessario coordinamento tra le varie forze politiche in gioco per dare delle risposte che siano efficaci e che mettano al centro i diritti umani delle vittime di violenza, i diritti umani che poi fanno parte degli scopi sociali della nostra associazione. Ringrazio oltretanto sì i rappresentanti dei comitati di cittadinanza presenti nel comune di Napoli e della città metropolitana, gli esponenti delle associazioni Il Cerchio delle Donne, Papa Comunica e la CIE, che partecipano a questo nostro incontro e hanno contribuito alla realizzazione. Dalla nostra prospettiva di donne giuriste, le nuove fattispecie penali che sono state introdotte dal Codice Rosso sono un primo risultato soddisfacente.
ma in realtà nel campo della prevenzione è ancora molto c'è da fare. Ed è proprio attraverso giornate di confronto come questa che vogliamo costruire un percorso che sia condiviso per contrastare il fenomeno della violenza di genere, perché siamo consapevoli come associazione che proprio lavorando in rete e collaborando ciascuno a seconda della propria peculiarità potremo ottenere un risultato che sia un risultato soddisfacente. Per contrastare efficacemente la violenza, che appunto abbiamo cominciato a farlo e raggiungere questo obiettivo di una società che sia affrancata da violenze e stereotipi, è indispensabile partire dall'educazione, da cui il nostro percorso è iniziato nelle scuole di Bernardo alla dottoressa Gemma, proprio per far maturare nelle nuove generazioni quella cultura del rispetto e della consapevolezza dell'identità di genere. Altrettanto fondamentale, e mi riallaccio anche al discorso fatto dalla consigliera, è incidere sul dato culturale, proprio attraverso la formazione di tutti i soggetti che vengono in contatto con le vittime della violenza, figure istituzionali, magistrati, avvocati, psicologi, medici, infermieri. E solamente in questo modo, secondo noi, si potrà evitare, si potrà cercare di abbattere pregiudizi e stereotipi ed evitare in futuro che si verifichino vicende giudiziarie come quella alla quale voglio accennare in questo momento, che ha coinvolto, grazie a Biondi, una nostra collega, fondatrice nel 2016 dell'associazione Manden, che raggruppa 600 donne sopravvissute alla violenza. La nostra collega ha visto respinta la sua richiesta di condanna per stalking nei confronti del marito, anche di avvocato, che dopo averla sottoposta a violenza psicologica e fisica l'ha anche perseguitata attraverso cause e ricorsi falsi. Per la procura di Nocera Inferiore, purtroppo siamo nella nostra terra, per la procura di Nocera Inferiore lo stalking non c'è. Grazie a Biondi non avrebbe l'atteggiamento giusto che ci si aspetta da una vittima. Mancherebbe, e cito le parole del provvedimento, la prova della sussistenza di un perdurante e grave stato di ansia o paura, già soltanto in considerazione della sopraricordata battaglia legale fra le parti, che dimostra la tenacia con la quale la persona offesa soppone a voi di avvenire. Non ci sono necessario commentare oltre. Voglio solo chiudere questo mio indirizzo di saluto proprio ricordandovi le parole della nostra collega. Spero che l'autorità giudiziaria si renda conto di tutta questa strumentalizzazione, che ascolti le donne lontane dai pregiudizi e stereotipi e che ci restituisca alla vita lontane dai nostri carnefici, dalle aule di giustizia e da tutto questo dolore immeritato. Vi ringrazio. Grazie Paola. Volevo portare i saluti della Presidente del Gruppo del Comune di Napoli, Lucia Ragosta, che purtroppo per un problema di carattere familiare non è potuta essere presente qua. Mi ha dato un messaggio e ci ha dato un lavoro, che lavoriamo in sinergia anche con il Gruppo della città di Napoli e della città metropolitana. Stiamo pensando di fare anche dei corsi, abbiamo già fatto dei corsi di formazione per il personale nel Comune di Napoli e poi dopo le parlerà anche dei progetti che abbiamo qua all'interno del Comune. Quindi porto i saluti di Nunzia e mi auguro che sia per la prossima volta sia con noi per discutere. Prego, Mica. Allora, iniziamo la prima parte. L'istituzione della lotta alla violenza di genere, cedo la parola a Renata Mulla, presidente del CUC, città metropolitana di Napoli. Buongiorno a tutti. Grazie della vostra presenza, sono felice di ospitarvi qui, in città metropolitana, perché è un luogo di grandi sinergie. Il nostro ruolo istituzionale è ovviamente, come fare da collante rispetto a un territorio così vasto, ma con due comuni, 3 milioni di abitanti, e in questa materia delle pari opportunità, così come nel 1956, dobbiamo realizzare
coordinamento e di supporto anche ai comuni. Quindi ogni volta, ogni anno, predisponiamo con il supporto della risorsa umana prezioso di Vincenzo Romano, che è un funzionario che storicamente si è occupato di questa materia, ci occupiamo di redigere il piano delle azioni positive, che come sapete è un piano triennale, ciascuna amministrazione è tenuta a redigere, cerchiamo di avere anche un sguardo sul territorio così complesso, così complicato, e trattiamo questa materia che per molti viene relegata ad un fatto secondario, come se fosse secondario l'atteggiamento che bisogna avere nei confronti delle donne, che sono il motore, vi assicuro che sono il motore anche in una organizzazione complessa qual è Città Metropolitana, che ha attualmente circa 732 dipendenti, e di cui in realtà una buona parte sono donne, che portano avanti un lavoro di grande qualità, di grande competenza. Bisogna ricordarselo, perché spesso sono gli uomini a parlare, le donne, che hanno molte incombenze, lasciano spazio agli uomini, e quello che abbiamo visto anche in questi anni della pandemia, in cui in realtà l'accesso al lavoro agile, allo smart working è stato forzato, da una parte c'è anche la paura che lo smart working possa addirittura mettere in cattiva luce le donne, quelle che lo scelgono. Brunetta si è presa la briga nell'ultima circolare che ha fatto prima di andare via, di prestare attenzione a questo, perché anche essere fuori dall'ufficio può creare paradossalmente un'ombra alle donne. E quindi ora che in una fase ordinaria della nostra attività lavorativa la Città Metropolitana, proprio per venire incontro alle esigenze delle donne e della vita personale, ha dato la possibilità di usufruire dello smart working, abbiamo verificato che in realtà il 46% dei dipendenti donna hanno usufruito dello smart working a fronte del 36% degli uomini. Vi parlo di questi dati semplicemente perché sono indicativi anche della modalità con cui le donne scelgono di prestare la propria attività lavorativa, ma quello a cui bisogna prestare grande attenzione è proprio quello di consentire una comunicazione e un filo conduttore con le donne anche se stanno a casa, affinché possano non perdere terreno rispetto alle prospettive di carriera, rispetto all'avanzamento professionale. Quindi il nostro piano di azioni positive in sostanza si basa su tre grandi obiettivi. Il primo è la pari opportunità, il secondo è il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, di violenza morale e psichica, e il terzo è il benessere organizzativo. E vi ho detto che il primo asse è quello fondamentale per assicurare anche il benessere, questo sicuramente lo smart working, ma quello su cui stiamo lavorando per il 2023, sul quale vi chiedo aiuto perché la vostra competenza può essere fondamentale per voi, è quello di lavorare su corsi di formazione, di sensibilizzazione rivolti al personale dell'ente, come diceva la consigliera, che abbiano come focus non solo il benessere delle pari opportunità, ma anche la promozione e l'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, ecco esattamente come abbiamo scritto, nei documenti e nelle comunicazioni dell'ente, anche attraverso il superamento di espressioni e manifestazioni, perché anche lì si può combattere quello che è una violenza che apparentemente è vuota, ma anche i silenzi, anche le parole hanno un peso. Quindi il linguaggio è anche uno dei modi in cui si può esprimere la violenza. Avevo preparato un intervento più ampio, ma mi fa molto piacere invece lasciare spazio alle altre, perché chiaramente questo è un luogo di sinergia, però mi credeva anche sottolineare come lo sportello antiviolenza di cui parlava la consigliera in realtà partirà in maniera formale a fine anno, così come partirà formalmente, ma anche faremo anche un ulteriore evento in cui sarete invitate anche la biblioteca di genere, su cui si è lavorato nel corso del 2022, ma abbiamo anche intenzione di individuare nel corso del 2023 un diversity manager
sono tante le cose che possiamo fare anche come esempio per le altre comunità locali, perché noi cerchiamo di essere rete, così come per l'anticorruzione abbiamo un organismo che ha la finalità di assicurare un lavoro di supporto, perché ci rendiamo conto che nei comuni dove il personale è ridotto all'osso ha la necessità di avere un lavoro comune su cui appoggiarsi. Quindi il nostro obiettivo è anche quello di riuscire a essere un modello. Non è semplice essere modello per le donne che devono conciliare mille cose, e quindi anche come, come dirigente, in verità ho l'intenzione di utilizzare nel corso del 2023 come modello la leadership gentile, cioè la gentilezza e l'educazione, il garbo nel modo di comunicare, di parlare. Non è piaggeria, non è buone maniere, non è ipocrisia, è invece immedesimarsi, vedere l'altro nelle sue particolarità. Quando siamo costretti a tempi di lavoro ristretti, come così adesso a fine anno, spesso ci dimentichiamo che di fronte abbiamo una persona che ha gli stessi nostri problemi, le stesse nostre ansie, e quindi invece lavorare su una modalità comportamentale che è delle cose, non è una cosa vuota, è una cosa che si concretizza ogni momento, ogni secondo della nostra giornata. Quindi lascio spazio agli altri, perché mi fa piacere ascoltare le vostre relazioni così interessanti. Grazie. Grazie Renata Monda, soprattutto per questa cucina di idee, per il cook e questo aspetto nuovo, cioè lavoriamo sulla gentilezza. Adesso in una società come la nostra, è una società che è perfetta, che è veloce, in cui sono saltati i rapporti perché siamo in autismo sociale con l'avvento di tutti questi telefonini, anche ritornare un attimo, fermarsi e lavorarci è importante. E anche tutto quello che viene riportato nelle azioni positive è un notevole passo avanti della città metropolitana di Napoli, e mi permette un applauso per quanto sta facendo e la ringrazio molto. Passo la parola adesso a Anna Maria Scione, psicologa, psicoterapeuta, che ci parlerà, che farà il suo intervento adesso. Buonasera, intanto grazie per questo invito, professoressa Genna, perché anche per me è un'occasione di potermi confrontare con diversi colleghi che spesso sento trovare nella stessa linea, e che invece è la prima volta il piacere di incontrare. Con la professoressa Genna ci siamo incontrate in un momento un po' particolare, perché sono stata da lei e da altre sue colleghe chiamata per quello che è stato uno dei primi progetti della città metropolitana, che era 8 maggio tutto l'anno. Allora mi fu richiesto, come psicologo e dopo molto di adolescenti, di andare in una scuola di questo territorio napoletano a fare una progettualità, proprio rispetto, anzi a fare un intervento che poi diventava una progettualità rivolta ai nostri ragazzi, perché per collegarci a quello che loro dicevano prima, l'importante è quello che è la combinazione, l'educazione alla non violenza, ma soprattutto a quella che è l'educazione al rispetto dell'identità di ciascuno di noi, il rispetto del corpo, il rispetto dell'altro, della diversità. E quindi abbiamo incontrato a Ponzini una preside particolarmente avanti rispetto alla possibilità di lasciarci carta bianca, e da quello che era prima il lavoro fatto soltanto con una classe, grazie anche al supporto dei genitori, portiamo avanti per la terza qualità questa progettualità di, proprio di rispetto all'identità, di crescita, di cura attraverso le arti terapie di cui io mi occupo, direttamente nelle classi ora, e sono acquistato più di 50 ragazzi. Quindi questo per dire che quando si lavora in qualità, no? E si lavora con la sinergia, e quando, grazie alle idee, se le idee vengono portate avanti, questo è possibile se ci crediamo, no? Rispetto a quella che è l'educazione, anche alle fasce di età evolutiva, che poi saranno gli adulti di domani, quindi sarà quello che è il seme rispetto a quello che poi è la possibilità di cambiare una posizione culturale all'interno della classe della violenza. Detto questo, io porto il mio contributo rispetto a quello che è il lavoro che svolgo dal
diversi anni con donne che hanno subito violenza, non solo, anche con bambini e con giovani adolescenti, sia maschi che femmine, perché poco si parla del fatto che spesso quella che è la dimensione dell'abuso, è un abuso rivolto anche ai maschi, perché io mi occupo anche di quello che subiscono i maschi in termini di abuso sessuale. Quindi, cosa è che si pone al centro di questa dimensione? Sicuramente l'identità del soggetto. Quando una persona subisce violenza, subisce quello che poi oggi viene chiamato omicidio di identità. Mi riferisco in questo senso a un evento storico capitato qualche anno fa, ricorderete il caso di Carla Cagazzo, che fu bruciata viva incinta e il proprio tratto somatico completamente cancellato da quello che era stato l'atto violento e turbativo del suo compagno. Fortunatamente la bambina nasce sana, però questa donna ha subito quella che è stata la cancellazione dei suoi tratti somatici e la sua identità soggettiva è stata violata quanto quella fisica. Maurizio Zuccaro, avvocato, insomma, non è mia pertinenza, ha proposto un disegno di legge che poi credo sia diventato legge, non vorrei sbagliare, e sull'omicidio di identità, dove ancora però il parametro che viene tenuto fondamentalmente in considerazione deve essere quello fisico, quello del tratto somatico, cioè violenza se si vede, perché noi siamo legati ancora a questo tipo di assetto culturale, cioè violenza se si vedono le botte, se si vedono i segni, se si vedono i limiti, ma tutto quello che sperimenta la persona all'interno, che sono ferite che non saranno mai guarite, non completamente, quello che riguarda la ferita dell'identità non può essere vista, quindi ci si chiede, ma sarà vero? Allora qui c'è davvero una dimensione culturale che ancora in qualche modo protegge chi vessa colui il quale subisce la violenza, l'abuso e non tanto. Un tempo indietro, diciamo, vedo che abbia ormai una decina d'anni, Francesco Villa ha scritto un libro che è La storia del giorno che non muore. Credo che lo abbiate letto. È un racconto dolorosissimo, un insieme di racconti dolorosissimi delle persone che hanno sperimentato sia l'età infantile che l'età adulta, quello che è il tema della violenza a 360 gradi. Perché quello è stata una traccia profonda dentro di noi, fondamentalmente interna e soprattutto storica della persona che deve a quella che è l'esperienza di vita di chi subisce violenza, perché chi subisce violenza si trova davanti a una dimensione della propria storia. Da quel momento tutto cambia, cambierà il mio rapporto con l'altro, cambierà il mio rapporto con me stesso, cambierà la fiducia nella vita, cambierà la possibilità di credere che io sia un soggetto che merita di avere una vita che sia qualitativamente valida, perché chi subisce violenza si sente un oggetto svalutato e crede di non meritare, e crede che possa essere solo quella la forma dell'esistenza che sperimenta. Questo vi specificherò dopo, alla fine del mio intervento, con le parole di una persona che ho visto proprio stamattina e che ha subito un abuso reiterato dai 7 agli 8 anni da parte di un soggetto extrafamiliare. Anche questo, tengo a dirlo, la maggioranza purtroppo degli abusi avvengono intrafamiliari. Spesso vengono celati nascosti, proteggendo purtroppo ancora oggi colui il quale o quella la quale fa, agisce violenza nei riguardi dell'altro. E, legandomi a quello che diceva la professoressa Genna sul mito, ho riportato all'interno di questo mio lavoro che troverete nel testo Corpi violati ma resilienti, a cura di Genna Cecolo. Il mio lavoro è legame, separazione, omicidio di identità, il mito di Lilith, perché trovo che sia estremamente interessante, che io ho associato a quella che è l'idea del primo omicidio di identità storico, culturale, antropologico e mitologico della figura femminile. Il mito di Lilith è poco conosciuto, comunque molto manipolato, perché viene considerato il femminile negativo, che poi è diventato in realtà il femminile. Vi leggo questa parte che viene dalla Genesi, sono tra, diciamo, testi antichi che io mi sono andata a cuore a recuperare, fortunatamente. Abbiamo delle ottime biblioteche, professoressa del Dio. Dio creò l'uomo a sua immagine e contemporaneamente la donna creò, maschio e femmina, queste sono le parti della Genesi, versi 1-27.
anche ti faccio breve perché sarebbe troppo lungo da leggere. Adamo non accetta la immagine di Lilith perché Lilith è ribelle e chiede a Dio di creare per lui un'altra donna. Vi leggo le parole. Adamo si rivolge a Lilith che protesta e dice a lei, lei dice ad Adamo, non sarò sotto di te, ed egli disse, per te adatto stare solamente sotto, mentre io sono fatto per stare sopra. Allora Lilith pronunciò così infuriata il nome di Dio, prese il volo e abbandonò il giardino del paradiso, rifugiandosi sulle cose del paradiso. Lilith, non avendo toccato l'albero della conoscenza, non fu condannata alla mortalità, divenne nell'immaginario comune sinonimo del male, il male che proviene da una scelta genetica, perché lei si ribella all'idea di stare sotto, di subire, di soggiacere a quella vera volontà di Adamo, si protesta, diceva io non voglio fare quello che tu dici, e allora Adamo protesta con lui, dice vorrei di dare una donna più obbediente a quelle che sono le mie esigenze, e quindi Dio creò Eva. Da quello che poi l'alfabeto ben uscirà, troviamo tutta una serie di rappresentazioni di Lilith sia dall'antica Babilonia che quello poi della dimensione anche storica culturale fino ad arrivare poi ai miti successivi. C'è addirittura chi pensa che Lilith sia associabile poi in un'altra trasposizione a Persefone nella dimensione greca. Tuttavia, al di là di quelli che possono essere gli aspetti antropologici, culturali e miti di questo mito, l'immagine di Lilith mi sembra particolarmente causante rispetto all'idea che è archetipicamente fondata dentro di noi, l'idea che la donna che si ribella a quello che è un sistema deve essere scacciata via e deve essere quindi riposta a un ruolo di rifiuto, perché Lilith diventa un'immagine negativa ed associata al serpente perché osa fondamentalmente ribellarsi a quello che è lo stesso. Questo mi sembra un discorso che ci portiamo dentro, che è un'impronta profonda, perché là appunto con Jung archetipica di quelli che sono gli aspetti che noi conserviamo dentro e che condizionano forse ancora più profondamente quello che è tutta la questione degli stereotipi e dei giudizi. Ci sarebbe molto da dire su questo, ma rispetto di quello che è stato l'intervento che hanno fatto anche tutti gli altri, mi fermo e a sottolineare soltanto due questioni. All'interno di questo testo, che è quello più grande per i silenti, c'è anche la storia di un'altra donna che ha vissuto un omicidio di identità fortissimo da parte del marito e il bambino ha subito quello che è stato poi la violenza assistita, perché è stata tutta l'identità sociale sua ad essere completamente annullata. Questa donna ha perso tutto, i contatti con la famiglia, i contatti con le sorelle che non hanno più voluto parlare con lei per evitare che il marito potesse anche fare loro qualcosa che non andasse bene. È stata messa in un isolamento totale, ha perso l'amicizia, ha perso il lavoro e soltanto perché ha osato, per dirla con Lilith, non giacere sotto quello che è la volontà del marito. Una storia molto interessante, molto dolorosa che troverete appunto in questo testo se vi va a leggerlo. Per dirla invece con questo ragazzo di stamattina, le donne spesso mi chiedono con questo ragazzo come posso fare io ad andare avanti nella mia vita, io non ce la faccio, non sento come posso, questa cosa mi condiziona enormemente, io non so come fare. La risposta che ho provato a dare, che cerco di dare a chi subisce tutto questo è più o meno, quando tu hai vissuto questa esperienza, probabilmente non potevi proteggerti, non potevi difenderti, non è tremendamente solo. Quello che oggi non possiamo dare, perché non venga uccisa la tua dignità, è la possibilità di non essere solo. In questo momento tu non sei solo e puoi imparare a proteggere se stesso in un percorso di quello che potremmo fare insieme, attraverso il dolore, perché questo dolore non finisca di uccidere profondamente dentro queste persone al punto tale da portarle purtroppo, tristemente e frequentemente anche ad episodi di suicidio personale, ma ha la possibilità davvero di trasformare la propria vita e la propria sofferenza verso qualcosa che abbia senso. E io credo che la speranza sia l'elemento che unisce noi oggi qui, tutti di fronte a questo tema, che non è il tema dell'8 marzo, che non è il tema della giornata di oggi o del 25 novembre, ma è un tema umano, un tema sociale, il tema dell'oggi, del sempre, perché tutti insieme
possiamo guardare con occhi nuovi all'identità di ciascuno di noi. Grazie. Grazie alla professoressa Scione. La professoressa Scione ha tenuto durante il lockdown, sul progetto della consigliera di parità, delle lezioni in una scuola superiore di Napoli. I ragazzi sono stati molto entusiasti dal suo modo di comunicare, perché lei aveva incontrato questa preside, e quindi una preside estremamente all'avanguardia, e questi ragazzi hanno avuto più di una lezione svolta in questo progetto. La ringrazio e grazie per questo accenno all'omicidio di genere. Passiamo la parola alla professoressa Paola Villani su un argomento, l'etica strategica, la rivoluzione gentile. Ringrazio di questo invito, ringrazio gli organizzatori, in particolare ringrazio la dottoressa Monda che mi ha coinvolto e con la quale ho un rapporto che è professionale, ma è innanzitutto di stima, di amicizia. Insomma, le cose si intrecciano moltissimo, le relazioni umane fondano anche sulla stima, e proprio per riallacciandomi a quanto diceva, quindi la gentilezza, le è venuto in mente di coinvolgermi, perché insegno letteratura italiana moderna e contemporanea, mi sono occupata di Garabelli, scritture femminili, questa definizione terribile. Quando parlavamo di rivoluzione a scuola, pensavo al canone. Quanti di noi nel manuale di letteratura dicevano, no? Abbiamo studiato l'Annunzio, Pascoli, Pirandello, poi che quali donne abbiamo studiato, cioè nei nostri manuali di letteratura, diciamo. Conosciamo adesso Alba Merini, perché è molto, finalmente molto amata, ed è comparsa nelle nostre, cioè c'è un canone, no? C'è il premio del Samorante, quanti di noi hanno studiato il Samorante, per non parlare di Sibilla Verano, di Teresa Spaziani, e vi assicuro che dal punto di vista letterario e estetico vanno molto più di un annunzio, diciamo, no? Però che il canone è, e il canone è l'archetipo che si forma, diciamo, si forma anche a scuola. Il tempo è breve, diceva San Paolo, io vi vorrei lasciare soltanto alcune sollecitazioni, perché obbedisco, come Lilith, diciamo, non obbedisco, io obbedisco alla dottoressa Monda, e che vi chiedeva la gentilezza. E mi è venuto in mente la rivoluzione gentile, perché è un titolo di Dacia Maraini, che diciamo, scrive questo libro come antidoto all'odio. Ora, in realtà penso che la riconoscenza della violenza di genere sia in realtà violenza e basta, e che quindi poi ha ovviamente un picco anche sulla violenza di genere. Non so quanti di voi frequentano, cioè, ragazze, adolescenti, vi assicuro che tra i 16 e i 19 anni ora è tornato in vigore lo strascino. Cioè, l'impressione io veramente confondo, cioè dice la scampia, cioè no, siamo così un po'. Siamo tra ragazze che litigano e che si prendono letteralmente per i capelli. E vi assicuro che sentire le conversazioni, diciamo, che si scambiano tra di loro, veramente penso che Gomorra sia proprio veramente anzi crede, diciamo, rispetto a quello che accade tra persone che hanno studiato. Quindi non mi faccio un discorso classista, mi faccio un discorso come dire, di cultura, che quindi penso che le persone che hanno studiato probabilmente a casa si abbiano dei toni che siano più bassi. Questi toni non sono più bassi, e c'è una aggressività incipiente di fronte alla quale io, e qui faccio una proposta provocatoria, lo so, provocatoria, ma vi assicuro che era interessante anche la testimoniale, l'ho sperimentata anche pagando. Di fronte a questo occorre soltanto andare via. Cioè, io penso che in alcuni ambienti in cui i toni si alzano, dobbiamo andare via, dobbiamo avere il coraggio di fuggire. Non possiamo, ma non possiamo permettercelo, ovviamente, certo, non è che diciamo che abbiamo subito violenza
però voglio dire, non so quanti di noi in realtà non possano veramente andare via e firmare determinati ambienti, determinate prestazioni, anche reciproche, anche di violenza, ecco, tra colleghi, di modi di fare rispetto ai quali occorre dire non ci sto, cioè io non ci sto, non posso seguire questo lavoro, non fa nulla che perdo, io non posso seguire questo lavoro perché non posso adeguarmi a quel linguaggio, perché altrimenti poi il tono si alzerà sempre di più ed è chiaro naturalmente che poi si arriva alle mani. Ci sono alcune cose di fronte alle quali occorre andare via, perché non c'è possibilità di soccombere, cioè non c'è, scusate, io sono abbastanza, diciamo, di lontano. Vabbè, Malala è uno di questi esempi, è uno degli esempi più grandi, è uno degli esempi di esempi pacifici che hanno una potenza prorompente e corrosiva, cioè San Francesco ha distrutto la corruzione della Chiesa medievale molto più delle crociate, molto di più, molto di più. La gentilezza è disarmante, ha un potere enorme. E lei dice, a 16 anni, non importa dove mi siete sul pavimento a scuola, tutto ciò che voglio è distruzione e non ho paura di nessuno. E qui veniamo a un altro tema, e cioè la paura. Noi abbiamo paura, cioè la violenza è come che lo verso di noi, perché hanno paura, cioè c'è paura dell'ignoto, paura di qualcosa che sta accadendo, e come dice la xenofobia, che cos'è? È fobia, cioè è paura. È paura che un paesaggio è cambiato. Allora, altre due domande. Loro, non è che c'è paura, cioè hanno paura di noi, hanno paura, e dobbiamo allora capire, comprenderla questa paura, comprenderla e scusarla. Però quando si parla di archetipi, di stereotipi, i cognitivisti ce lo dicono. Noi siamo fatti, ragioniamo come archetipi. Adesso mi sono occupato di neuronarratologia, di neuroumani, insomma, tutto il cervello, no? Ormai noi siamo tutto il cervello. Infatti c'è un testo bellissimo che dice neuromania, il cervello lo spiega la mente, quello che questa scuola ci, diciamo, confermerà, non è che siamo solo biologi, cioè biologici. Allora, comunque detto questo, quindi noi ragioniamo, la nostra conoscenza accade così, cioè noi colleghiamo l'ignoto al noto, no? E quindi se vediamo un albero di Natale, per noi è Natale, cioè la neve fuori. Se vediamo un albero di Natale con una spiaggia, c'è qualcosa che ci turba, no? Perché c'è un frame, cioè il Natale, e collegato a questo frame abbiamo, come aveva detto Umberto Eco prima, diciamo, dei cognitivisti, modestamente nel 79. Ora, accanto a questo frame noi mettiamo degli script, quindi vegani, pranzo natalizio, fa freddo, c'è la neve, cioè se noi vediamo un albero di Natale con una spiaggia, c'è qualcosa che ci turba, perché stiamo ricollegando. Allora, se vediamo che il capogruppo o il presidente del consiglio è donna, è così, cioè è un albero di Natale con l'ombrellone, no? Come dire, allora, di fronte a questo, che è un meccanismo mentale normale, diciamo, di conoscenza, dobbiamo comprenderlo, dobbiamo comprendere che l'albero di Natale non sta bene con l'ombrellone. Purtroppo, ovviamente parlo in termini metaforici. Allora, di fronte a questa stranezza c'è chi non l'accetta, c'è chi l'aggredisce, c'è chi rompe l'ombrellone, e ovviamente non ci sta bene l'ombrellone, e c'è chi invece si sforza e cambia. No? Però è uno sforzo, che l'inerzia non è un vizio, è una legge fisica, cioè noi siamo, diciamo, tendiamo a ripercorrere e cose, quindi non è una, non è un vizio, non lo sai, non ragione. Allora, paura di che cosa noi anche abbiamo e di che cosa loro hanno paura. Loro, dico, quelli che magari ci sono violenze, perché appunto possiamo subire violenze di tutti. Quando aggrediamo qualcuno, lo facciamo per paura, probabilmente, no? Come quando aggrediamo gli ex americani o le cose. Quando siamo aggrediti per paura, invidia, gelosia, comprendo davvero le ragioni dell'altro, del colpo, del dono, perdono anche il coraggio. Dobbiamo avere il coraggio, non dobbiamo avere paura, ci alziamo, ci andiamo, no? Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura. Ma è bellissima quella frase evangelica che poi rimetteva Odetila, che era un pazzo scatenato. Ma abbiate paura, cioè, ma buttiamo le reti, cioè, che cosa? Una sua volta, e non dobbiamo avere paura, e no? Allora, io forse non sento un po' troppo, però dico, ah, coraggio di dare, no?
con gentilezza. Cioè noi il coraggio di dare non fa niente, cioè non è che perdiamo il tempo. C'è un'immagine bellissima di San Girolamo, una fotografia bellissima, perché sì, il San Girolamo che cura la zampa del leone, con il San Girolamo nella sua biblioteca che sa, che sappiamo che San Girolamo, poveretto, ha dovuto tradurre tutti i testi sacri 70 in latino. Però è bellissima perché c'è un'iconografia che mette insieme nella biblioteca di San Girolamo che cura il leone. Cioè interrompiamo e facciamo un'altra cosa. Ecco l'ufficio, cioè c'è qualcuno che bisogna di noi al momento, anche perché questo ci torna sicuramente perché stiamo bene, cioè se noi interrompiamo e perdiamo, potremmo non è tempo perso, perché è perdonato a un altro, diciamo. E quindi questo ci aiuta ad essere a stare meglio, proprio stiamo meglio, quindi coraggio di dare, coraggio di cadere, coraggio di fallire, allora non si usa più questo tempo, non possiamo più fallire, no, non è vero, ma non è 4 e 6, è 4, ho fallito. Mio marito è violento, lo devo lasciare. Mio figlio è un fallito, perché devo cambiare il marito educativo. Cioè, il fallimento non è niente di grande, no? L'altro giorno vedevo questo commentario bellissimo sulla Germania. La Germania è grande perché ha fallito, cioè ha perso, noi abbiamo mai perso. Saremo sempre il canale dei vincitori e siamo dei perdenti perché non abbiamo perso. Allora, il coraggio di fallire, no? Di capire anche una relazione con l'avvocato, la relazione è fallita, basta. Cioè, è inutile che potete andare, basta, cioè no, invece questa non vogliamo mettere, abbiamo fallito, abbiamo sbagliato. E poi coraggio di soffrire e non avevo. Coraggio di vivere, ricordo di vivere, diceva Dieter, il coraggio di vincere, cioè sono felice in questa strada, e vabbè, per dirci, sono felice, cioè non sempre a lamentarsi, tutto va bene, è la città che devo andare a mangiare, non è la messa, è tutto normale, basta, ci pensiamo, che dobbiamo fare tutto normale. Coraggio di perdere e coraggio di morire. Quindi non dobbiamo, vabbè, vado alla conclusione perché c'è troppa roba. Allora, un'ultima cosa, un test sugli stereotipi. Questo è un capolavoro della letteratura mondiale, brevissimo per fortuna, quindi giuro dottoressa Mulla, me ne sono andata, no? Adesso mi cacceranno così, non mi invita più. Allora, per dire quanto sono radicati, diciamo, i pregiudizi, Brown dice lui, ve lo vedo. Era bagnato Franci, cioè 1956, capolavoro di racconto breve. Era bagnato Franci, coperto di fango, aveva fame e freddo, tutti di quella roccia, ed era lontano 50.000 anni di una casa. Un sole straniero dalla magenta luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento una gomma di fatica. Ma dopo decine di migliaia di anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione con le loro astronavi tirate al lucido e le loro superarmi, ma quando si arrivava al dunque, toccava ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere una posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo, come questo fottuto pianeta di una stella mai sterminata, finché non ce l'avevano sbarcato. E adesso era solo sangue, perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era venuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaia di pianeti. Era stata la guerra, subito. Quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere con i denti o le unghie. Era bagnato Franci, coperto di fango, aveva fame e freddo. E il giovane era limpido, spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infilarsi e ogni uomo posto era grande. Stava lì con il fucile pronto, lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo strano e a chiedersi se ce l'avrebbe fatta male, a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo faceva avvenire. Molti con passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso, ma no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle di un bianco nauseante e senza scuole. Grazie. Grazie, dottoressa Vitrani. Noi pensiamo che Wojtyla sia stato un grande Papa,
ma c'era qualcuno che diceva se coraggio non ce l'hai, non lo puoi certo dare, nacque pure un capolavoro. La ringrazio e vorrei passare la parola. Ok, io ringrazio tutte le persone che si sono susseguite fin qui, ringrazio a Chicca per aver presentato Modenato con grande gentilezza, con grande sensibilità questa prima parte dell'incontro, e chiedo a tutte quelle che fanno parte della seconda parte di salire qua. Le testimoni si mettono nel banchetto di qua, quindi nella seconda parte ci saranno pure delle testimonianze. Mentre salite, voglio anche dire che è vero che la gentilezza ripaga. Qualcuno viene pure preso in giro per la troppa gentilezza, però effettivamente nella vita la gentilezza rimane. Hanno parlato di un corso che è stato tenuto dalle donne giuriste, dalle donne medico, da varie associazioni durante il periodo del lockdown. La psicologa ha parlato di un corso di intervento con la Paola Russo, quindi durante il periodo del lockdown, quando i ragazzi facevano lezione davanti alle telecamere, ci siamo addentrati anche noi nelle loro lezioni, parlando di violenza, di genere, ed è stata una cosa molto apprezzata. Non potevamo farlo in presenza e lo abbiamo fatto diversamente. Volevo anche dire un'ultima cosa, a parte consigliera io dico anche una scuola primaria, quindi infanzia e primaria, quindi i bambini sono piccolini, nella mia scuola si attuano già interventi già dall'infanzia, i miei bambini sono abituati, li chiamo miei perché sono tutti miei, sono un po' come se fossero i miei figli. Sono circa 1000 bambini che educhiamo alle differenze di genere, cucinano e fanno i parrucchieri per giocare tutti i bambini, maschietti, femminucce, non c'è un gioco di genere, giocano tutti nel medesimo modo. È una cosa a cui tengo molto, e una cosa a cui tengo molto è che la cultura della diversità, che sia tra il maschile e il femminile o altro, o tra quello che viene chiamato un bambino non dotato o un bambino diversamente grande, deve essere annullata, perché siamo tutti differenti, siamo tutti pezzi unici, ma dobbiamo avere tutti quanti, come si diceva prima, pari opportunità. Do la parola a Giovanna Murino, avvocato, vicepresidente dell'ANGI, che eccomi qua, vicepresidente qua, che modererà la seconda parte. Grazie. Buongiorno, buonasera, saluto a tutti, sono l'avvocato Giovanna Murino, vicepresidente dell'ANGI sezione di Napoli. Io sono lieta di porgere un cordiale saluto a tutti i presenti qui e presento, diciamo, il terzo blocco di questa giornata di lavoro. Quindi do un saluto all'avvocato Antonella Verde, consigliera segretaria della DG Sezione di Napoli, all'avvocato Antonella Nardone, socia a DG Sezione di Napoli, l'avvocato Liliana Palmese, socia anche lei della DG Napoli, all'avvocato Paola Montesacchio, socia della DG Sezione di Napoli, alla dottoressa Tiziana Mantova, all'avvocato criminologa Mariangela Barresi, operatrice volontaria dell'Associazione Centro delle Donne, alla dottoressa Tina Grassini, presidente dell'Associazione Parla con me, al segretario Antonello Sannino dell'Associazione Arci.
nascite di Napoli. Io non mi voglio dilungare molto, però è doveroso che faccia un saluto appunto anche alle testimonianze qui presenti, c'è la dottoressa Sonia Coppola e la dottoressa Tiziana Mantova che prenderanno le loro Simona, le loro appunto testimonianze. E diciamo che la nostra cultura di rappresentazione del maschile e del femminile è intrisa di stereotipi con i quali finiamo di attribuire determinate caratteristiche agli uomini e alle donne. I nostri pregiudizi sui ruoli di genere sono molto radicati e sono alla base dei comportamenti violenti verso le donne. La violenza contro le donne ha le sue basi più profonde nella cultura di genere e non è un caso appunto che un fattore che espone al rischio di subire violenza domestica, fisica, economica o sessuale nella coppia sia proprio la denigrazione della donna da parte del partner. Di recente ho letto un libro di uno scrittore americano, un po' geniale, anche un po' pazzoide, che quando appunto lui si interrogava sugli stereotipi ha affermato appunto che gli stereotipi sono proprio come l'acqua per i pesci, perché noi siamo circondati però non li vediamo più, e in realtà proprio gli stereotipi rappresentano la legittimazione alla violenza di cui sentiamo parlare ogni giorno. Quindi sicuramente dobbiamo cercare di intervenire combattendo, educando, riformando la cultura proprio per sradicare questi stereotipi. Purtroppo i mass media sono proprio l'esempio della stereotipizzazione che c'è ogni giorno, perché l'oggettivizzazione del corpo della donna nelle pubblicità, fanno dichiarazioni omofobe o transfobiche, rappresentano in maniera scorretta la violenza maschile sulle donne, perché parlano molte volte miglia di raptus, troppo amore, di gelosia, per cui c'è proprio una rappresentazione sociale della violenza che tende a attenuare o addirittura a omettere la responsabilità degli uomini e delle persone protagoniste di episodi di violenza. Purtroppo gli stereotipi e i pregiudizi da avvocato, devo dire, si radicano ancora nei testi delle sentenze, perché basta pensare alle testimonianze della vittima che viene usato appunto il marker della credibilità, il frame della religiosità per spostare anche il focus della violenza domestica alle viti familiari, l'impito d'ira. E, insomma, voglio dire, secondo me c'è ancora molto da fare per combattere la violenza, dobbiamo assolutamente rompere questi stereotipi, imparare un nuovo linguaggio e costruire una nuova. Quindi il cambiamento può avvenire e deve avvenire facendo un'attività di prevenzione e di sensibilizzazione sul tema. Non mi dilungo più, passo la parola all'avvocata Antonella Verde, consigliera segretaria dell'ATC, che affronterà la violenza sui luoghi di lavoro, esponendoci appunto e facendoci ascoltare anche delle testimonianze. Grazie, buonasera a tutti. Ora una volta siamo qui a combattere, a confrontarci su un argomento rispetto al quale per l'impegno, per le competenze che scendono in campo, dovremo ogni anno aggiungere un risultato positivo e quindi trovarci qui a discutere affrontandoci a delle statistiche sempre più vicine allo zero. Non è mai così. Io voglio soffermarmi soltanto su quelli che sono gli aspetti della violenza nell'ambito del mondo del lavoro, riagganciandomi a quelle considerazioni che sono state fatte all'apertura della giornata. In effetti, ne possiamo dire, dopo aver ascoltato anche gli interessantissimi interventi delle psicologhe, quindi quelle che sono preposte alla prevenzione, non possiamo dire senza ombra di dubbio che in effetti, per certi motivi che dopo vado a ricordare, fossimo di che senza forse il luogo di lavoro costituisce poi il
isolato, ovviamente, perché i casi per fortuna di violenza conclamata in senso fisico nel mondo del lavoro sono ipotesi molto rare che poi interessano il, come dire, il processo penale nel momento in cui è chiamato ad intervenire l'avvocato. Purtroppo siamo figure che interveniamo nel momento della, della patologia, cioè il fatto, l'evento è giunto a compimento, la relazione della norma si è già verificata. E allora è difficile in quel momento parlare di prevenzione se no verificando quelli che sono stati i motivi e le cause che hanno condotto a quell'azione, a quell'agire. In questo momento, senza fare uno sfregio di normativa, di norme processuali, di norme civilistiche, perché come mondo del lavoro noi ci soffermiamo a queste norme, dobbiamo soltanto ricordare cosa che ha già fatto la responsabile del CUME, l'ha fatto la consigliera di parità nel momento in cui ha introdotto la giornata. Dicevo appunto che nel mondo del lavoro l'espressione della, della violenza che deriva dalla, dallo stereotipo noi la vediamo soprattutto rivolta alle donne, e qui rispondiamo con un'espressione che magari dovrebbe concludere la giornata, noi rispondiamo a tutti coloro che in, in occasione della 25 novembre, quindi delle ricorrenze di questa commemorazione, di questo ricordo, ma che sono tutte riflessione, come stiamo facendo oggi, insistono a dire che esiste anche la violenza nei confronti degli uomini. Io dico sì, si può essere la violenza nei confronti dei bambini, nei confronti degli anziani, dei disabili, dei omosessuali, ma perché il fenomeno della violenza contro le donne ha una connotazione tale da richiedere una legislazione ad hoc ed interventi ad hoc? Un motivo c'è e ce lo stiamo dicendo da che abbiamo cominciato. Infatti, nel momento in cui noi andiamo a verificare la violenza nel mondo del lavoro, noi la vediamo soprattutto nella forma del mobbing. Ma il mobbing di genere assume una connotazione molto più subdola. Perché? Si rivolge sicuramente nei confronti della donna in quanto lavoratrice e quindi portatrice di un diritto che è quello di esercitare un lavoro, ma è anche contemporaneamente portatrice del diritto di estrinsecare la sua personalità di donna. Donna che vive la massima espressione nella realizzazione della maternità. E quindi il caso classico e lo stereotipo quello tipico che è stato già richiamato è quello della donna che non dovrebbe lavorare ma dovrebbe restare a casa a dedicarsi alle cure della famiglia, senza andare poi oltre a verificare quelli che possono essere i punti di partenza verso i fenomeni della violenza di cui parleranno le mie colleghe dopo. Rimanendo nell'ambito tutto lavorativo, si innestano già da questa rappresentazione distorta della realtà della, del rispetto nei confronti della collega, si manifesta appunto la prima distorsione. Quindi la donna, che è anche madre, sicuramente non può essere una buona lavoratrice. Primo stereotipo. Conseguenza, il mobbing. Ora, noi non ci meravigliamo se il mobbing ci viene da un superiore, se ci viene da un collega. Ben più grave, e dobbiamo interrogarci come società, e ci rilanciamo a ciò che è stato detto finora, è ben più grave quando il mobbing ci viene da una collega. E dovrebbe a quel punto condividere le nostre, il nostro sentire più intimo. Ancora più grave quando la maternità viene intesa in senso negativo, ovvero sia, tu non hai figli e tu devi darti un maggiore impegno a questa attività. Ho sentito prima e confermo, nel mondo del lavoro, così dopo la pandemia abbiamo conosciuto
rispetto alle quali abbiamo poi una forma di difesa, non soltanto dal punto di vista civilistico, ma anche dal punto di vista penalistico nei confronti dell'autore, ma anche nei confronti del datore di lavoro, il quale deve, in un'ottica e in una logica di soggetto obbligato a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e quindi a garantire anche le condizioni di un ambiente di lavoro salubre, concetto sempre più distorto, ma distorto anche perché sono gli stessi lavoratori, senza alcuna distinzione, a non rendersi conto del livello di tossicità che i luoghi di lavoro possono raggiungere, con tutte le conseguenze che possiamo avere non soltanto nell'ambito dell'ottica della violenza di genere, dei uomini di genere, ma questa è un'altra storia che affronteremo in altri momenti. Se avete piacere o onore di assistere, di seguirci. Tornando ancora a queste forme di nomi, noi abbiamo soltanto una forma, oltre alla prevenzione che si attua attraverso l'attivazione di tutti i canali che prevede la normativa. Nei luoghi di lavoro abbiamo le rappresentanze sindacali, abbiamo i CUP che sono chiamati proprio a vigilare e a prevenire tutte quelle manifestazioni di insalubrità. Abbiamo ancora la consigliera di parità, sia nella città metropolitana che nelle grandi città, a livello locale abbiamo la provincia, la regione, poi abbiamo la consigliera nazionale, ma quello che è importante è considerare che tutte quelle manifestazioni possono addirittura essere fatte oggetto, laddove il lavoratore non abbia la capacità perché si sente naturalmente incapace, perché il problema è uguale anche nei luoghi di lavoro. Il lavoratore, la lavoratrice, si sente abbandonata, si sente emarginata, perché questa è la tattica del mondo. Isolarla e renderla inattaccabile, convinto dell'applicazione dell'unico comandamento che ha sempre permeato le logiche datoriali, dividi e comanda, perché in quel modo sicuramente le lavoratrici e i lavoratori non saranno mai in grado di confrontarsi e quindi di realizzare che in quel momento quel tipo di comportamento è sicuramente illegittimo e meritevole di tutela. Quindi, senza arrivare alla fase della patologia, dove interviene l'avvocato e quindi a giochi già fatti, dove possiamo soltanto intervenire per sollecitare, per suggerire i rimedi a un fatto che si è verificato e quindi laddove c'è stato un licenziamento, impugnarlo. Laddove c'è stato un demansionamento, renderlo illegittimo e riportare la lavoratrice alle sue condizioni iniziali. Nella prima consapevolezza però che quel procedimento che si è innescato arriverà nella logica datoriale alla resa dei conti e sarà il licenziamento finale, perché noi abbiamo dei casi in cui abbiamo impugnato il licenziamento, abbiamo impugnato il demansionamento. Quindi la riammissione, addirittura la reintegra, quindi con la reminiscenza di tutti i diritti del precedente, con la ripresa alla decorrenza di quella che era l'anzianità di servizio, no? Che riprende a decorrere dal momento in cui è stata interrotta. Ma quella lavoratrice è sicuramente è convinta e da quel momento in cui sarà ancora più sottoposta ai danni del datore di lavoro. E allora quali possono essere le uniche armi che noi abbiamo a disposizione? Noi possiamo soltanto prevenire, ma per prevenire dobbiamo lavorare sulla consapevolezza. Quindi la lavoratrice deve essere resa consapevole del fatto che in quel momento si stia giocando sulla sua integrità mentale, la si sta isolando per renderla, come dire, incapace di reagire e quindi assolutamente non perché
pagherà poi le conseguenze. Ma se noi facciamo il famoso cerchio, no? Il cerchio della positività, il cerchio della legalità, in cui tutte quelle che hanno il coraggio di entrare non escono, non usciranno, se non rafforzate, portatrici alla loro volta di legalità, perché sanno di aver trovato una tutela non soltanto formale, ma soprattutto sostanziale. E allora quella tutela che riesce poi a elaborare nel Ministero di Cultura tutti gli strumenti normativi necessari perché questa tutela esca sempre più rafforzata. Ecco perché noi abbiamo le istituzioni, le associazioni come la nostra, come l'Artici, di cui oggi noi abbiamo qui la Presidente Nazionale, che è un esempio non soltanto di presenza fisica, ma di presenza concreta, perché lei è sempre pronta a sostenere tutte le proposte che tendono al benessere intuitivo di cui si estrinseca la personalità. E quindi noi dobbiamo lavorare sicuramente nella prevenzione, la prevenzione che ci aiuta anche a percepire ciò che sta danneggiando il nostro essere individuo. Individuo che non è uomo o donna, perché il benessere è della collettività. E allora se noi donne, come purtroppo accade in ogni lavoro, e come siamo, noi siamo anche testimoni come avvocati di questi meccanismi insani che vengono messi in essere. Io che sono come avvocato, che l'ultima sentenza mi ha lasciato una mano lunga incredibile, dove le stesse donne, anziché rendersi conto di essere e se stesse vittime di un comportamento iniquo, diventano la mano armata del datore che colpisce ingiustamente la lavoratrice di turno che ha avuto il coraggio di ribellarsi e subire le conseguenze. Allora se noi rompiamo questo cerchio malato, lo trasformiamo in un cerchio sano, noi trasmettiamo a chi le va dopo di noi, perché oramai, voglio dire, lavoriamo perché lasceremo il testimone a chi verrà dopo di noi e quindi lasceremo a loro un lavoro già fatto a metà e avremo fatto già tanto. Grazie. Scusate, io per completare la mia ultima parola introduco la diretta testimonianza del caso a quale ho fatto riferimento in conclusione. Simona Manto, anche qui, a dirci brevemente il suo sentire. Grazie. Salve, buonasera. Allora, io più che portare la mia testimonianza diretta su quello che è accaduto a me, ci tenevo ad essere qui perché la violenza sulle donne se ne parla. Ma quella per luoghi di lavoro è troppo spesso dimenticata da tutti. Io ho sentito gli interventi di tutti. La violenza sul lavoro isola. E una donna che subisce violenza in famiglia ha qualche appiglio, perché come diceva la dottoressa Conti, può avere la famiglia, può avere un'associazione che la porta lontano dal suo abusivo. Le nostre aziende sono i boss di questa società, sono la camorra di questa società. Il coraggio c'è perché chi denuncia ha anche la consapevolezza che sta rischiando il posto di lavoro, la sua autonomia, la sua vita. Io non sono una donna sola, ho un figlio di cui prendermi cura. E il ricatto costante è lo stipendio. Io sono in causa, penso, da 14 anni. Ho fatto 39 udienze di primo grado. Mi sono sentita dire da illustrissimi avvocati della mia azienda che poiché io ero ancora in piedi, lavata, vestita,
truccata, era palese che stavo finendo. Ho sentito dire ai miei capi che ho fatto questa causa per soldi. Ho sentito dire ai miei colleghi che non avevo voglia più di lavorare. E sono sempre andata avanti perché a me non interessano i soldi, non mi interessa vincere la causa, mi interessa far conoscere questo fenomeno. Perché se è vero che la generazione precedente ci ha lasciato un mondo di lavoro agevolato, con dei privilegi, avevamo il diritto alla parola, il diritto allo sciopero, oggi tutto questo l'abbiamo distrutto perché non sappiamo dire no. Noi abbiamo peggiorato moltissimo rispetto a quello che ci è stato lasciato. Io lavoro in un'azienda di credito, quindi all'epoca ero una privilegiata. Ho iniziato a 18 anni, ho fatto tanti sacrifici, ho lavorato fuori sede, ho iniziato prestissimo, ho raggiunto l'apice della carriera. Poi ho fatto il grave errore di diventare mamma, in un'età avanzata in cui l'azienda non me l'ha perdonata. Purtroppo quello che manca in un caso come il mio, che rappresenta tante realtà, basta andare su Facebook, ci sono gruppi di mobilizzati, associazioni, è il non riconoscimento da parte dello Stato e della giustizia. Quando i giudici hanno le cause di mobbing, scappano, non sanno perché in primo luogo in Italia sappiamo bene che non esiste mobbing senza il demansionamento. Già questa è la prima eresia. A differenza dell'America e Italia, il mobbing deve essere dimostrato dal lavoratore. Quindi al di là della disparità sociale tra un datore di lavoro ed un impiegato, c'è anche una disparità economica. Perché far durare una causa a 12-13 anni è ancora non è finita. Ha degli oneri che vanno al di là delle possibilità di un singolo. Quindi anche quando trovi il coraggio, come diceva la dottoressa Monda, anche quando hai delle persone come Isabella e Antonella, che io le chiamo per nome, perché io non fingo mai, e loro per me sono delle amiche e delle persone che mi hanno salvato in momenti molto difficili. Il mobbing uccide. Uccide a pari di una violenza fisica, perché forse subire 8 ore ininterrotte di violenza psicologica e non poter scappare, perché in Italia un altro lavoro non lo trovi. Io posso decidere di lasciare il marito, posso decidere, ma anche la famiglia si è contro. Purtroppo chi ha il mobbing sul lavoro, la famiglia ce l'ha sempre. Perché quella sicurezza economica che ogni donna contribuisce a portare a casa viene vista come una certezza. Nel momento in cui tu attacchi un colosso, come ho fatto io, il marito, i familiari temono che tu perdi il lavoro, temono che tu... E quindi devi subire, perché la mentalità è quella che noi dobbiamo subire. Perché il datore di lavoro è più forte, perché lui è colui che ti dà da mangiare. Quindi al di là di quello che tu puoi fare, puoi dire, io ho scritto anche al presidente Mattarella contro il volere dell'avvocato Berger, che sapeva che avrei innescato una grande bomba. Mi sono trovata in garanzia finalmente. Ho scritto a Draghi. Ho scritto a Conte, ho scritto a Papa Francesco, io ho scritto a tutti con una CTU ed una sentenza del Tribunale di piena vittoria in primo grado. Quando ho avuto l'indagine penale, i miei familiari mi hanno preso per pazza, perché era il periodo del Covid, perché io ero in smart working, perché i miei dirigenti smart esageravano le parole, mi aggredivano. Mio figlio in contemporanea era un bimbo di 11 anni in DAD,
Quindi mi sono trovata in una situazione molto delicata e i miei fratelli hanno pensato che io stessi impazzendo, quindi era meglio togliermelo il figlio. Io ero un tutt'uno con loro. Però ho deciso che dovevo dimostrare di essere sana e di essere in grado di fare la mamma nonostante la mia guerra d'azienda. Avevo i miei supporti, ma oltre loro non c'era nessuno che mi ha teso la mano. Ho dovuto, davanti alla chiamata di un'ambulanza, mi sono dovuta far ricoverare in un reparto psichiatrico, perché altrimenti gli assistenti sociali avrebbero dato credito all'azienda. L'ho fatto, ci sono stata 4 giorni. È stata l'esperienza più terribile che si possa raccontare. Sono uscita con 8 dichiarazioni di medici differenti, che ero completamente sana, che stavo bene, perché ero in grado di crescere i miei figli. Solo a quel punto, dopo quasi 4 mesi e mezzo, dove io mio figlio non lo vedevo, non lo sentivo, perché era meglio così, però ero seguita dagli assistenti sociali. Quando si è chiusa la causa degli assistenti sociali, io mi sono riportata mio figlio a casa, perché avevo le spalle coperte, perché quando tu hai il coraggio e la forza di denunciare, devi anche aspettarti gli attacchi, e io li ho avuti tutti. Li ho avuti dalle istituzioni, li ho avuti dalla famiglia, li ho avuti dal mio compagno, li ho avuti da tutti. E io credo che, chiedo a voi, io non sono nessuno, io sono una dipendente, di far conoscere questo fenomeno, perché le persone di mobbing ci muoiono. Abbiamo il caso di Sara Petri, abbiamo il caso di David Rossi che vuole passare come omicidio, ma omicidio non è. Abbiamo la solitudine in questi casi non riconosciuta da nessuno, che merita attenzione. Non dico che sia il potere di cambiare le leggi, ma dobbiamo provare a far conoscere agli altri cosa vuol dire. Io sto lavorando da 13 anni, 8 ore davanti a un computer, privata dei diritti fondamentali, che sono la formazione. Io ho un computer acceso e l'unico mio compito è quello di non farlo spegnere. Ho avuto un provvedimento disciplinare curato dall'avvocato Verde, dove abbiamo avuto 5 testimoni della banca che hanno affermato tutto il contrario di tutto, andando l'uno contro l'altro. Questo provvedimento disciplinare è costato circa 10.000 euro il pugnale. Io mi ero sentita male, avevo il certificato dell'ospedale, vomitavo sangue, ero a terra. Non ho avuto soccorso dagli enti preposti dell'ufficio, ma urlavo di avere un medico. Queste mie urla sono state viste dal datore di lavoro come un'insubordinazione al titolare della filiale che non chiamava aiuto. I colleghi sono venuti a testimoniare contro e nonostante ovviamente la verità viene fuori, per cui si sono contraddetti l'uno con l'altro, il giudice di Siena, e è una sentenza di venerdì, per questo avete visto le lacrime, perché era talmente scontata che purtroppo ci ha leso parecchio. Isabella è venuta, si è presentata durante il processo e ha voluto essere presente. Il giudice ha detto che io dovevo fare 10 giorni di sospensione, quindi il provvedimento disciplinare. Io non ho mai avuto un provvedimento, non ho mai fatto un errore. Avevo un ruolo dirigenziale, io dirigevo una filiale di una banca. Il giorno dopo la maternità mi sono ritrovata in cassa. Ho vinto il primo grado del demansionamento in mobbing per arrivare in secondo grado con un giudice che, letta la CTU,
che praticamente trovava anche il nesso causale tra i malesseri e il mondo del lavoro, ha detto che purtroppo il demansionamento non era messo per iscritto, quindi in Italia non essendoci del demansionamento il mobbing non veniva riconosciuto. Bisognerebbe andare in Cassazione. Io posso dire solo che sono quasi a 70-80 mila euro di spese. E sono soldi che sto togliendo a mio figlio, perché io cresco mio figlio da sola, non ho aiuti, faccio un lavoro di impiegata, per cui il mio stipendio si aggira su 1.800-1.900 euro. Ho fatto questa cosa attingendo al mio fondo pensione, perché l'ho voluta fortemente. Credevo che la giustizia esistesse. Se oggi mi dicessero di denunciare, non lo farei. Non perché mi manca il coraggio, ma perché o è un tema poco conosciuto, o è un tema dove i poteri forti arrivano molto più della giurisprudenza, e mi dispiace meno, perché io sono 15 anni che ho la testa nel muro e ne pago le conseguenze. Però, alla luce dei fatti, l'avvocato della banca, che è un professore della Sapienza, è riuscito a fare quello che un pool di avvocati, perché io ho uno studio associato di Napoli, ho Antonella, non è riuscito a dimostrare. Io ho registrazioni, ho mail, ho colloqui, ho buste paga che da direttore, indennità di direttore, il giorno dopo avevo indennità di cassa. Io penso che ci sia una causa che, anche se la legge un esterno ai tribunali riesce a comprendere. Non vado oltre perché direi cose che forse sono considerazioni personali che lascio a me stessa. Io chiedo a voi di affiancare Antonella, Isabella, per far conoscere questo tipo di violenza di cui neanche si parla, perché se è vero che la violenza in famiglia, la violenza sulle donne mite vittime, se leggete i giornali Sara Penis uccisa, io forse non l'ho fatto perché avevo loro, ma è una violenza così subdola e così forte che porta dei danni che, come diceva qualcuno, non sono neanche riscontrabili dall'Inps, perché come vedete io ho le braccia, ho le gambe, ci vedo. Ti trucchi. Mi trucco, sono vestita, ho ancora la dignità di uscire come se nulla fosse, ma la mia morte è dentro. E quando la morte è dentro, non è un danno biologico, perché la legge non te lo dice. Quindi la mia richiesta non è quella di pensare al mio caso, alla mia testimonianza, ma di divulgare questo fenomeno, di prenderne atto, perché la violenza sul lavoro si traduce in violenza in famiglia, perché c'è una disparità economica per affrontarlo e perché le persone sono sole. E se io non avessi trovato loro due, e ringrazio pubblicamente il dottore Pappone, che mi ha seguito in questo lungo percorso e che mi ha invitato il TSO trasformandolo in TSV, e non mi vergogno a dirlo perché io so di stare bene, so che era un altro tentativo di deformare la realtà da parte di tutti. Quindi ringrazio i miei angeli custodi, però gradirei che loro avessero una mano in più per aiutare le persone che si trovano nella mia situazione. Quindi vi ringrazio e spero che ci sia più. Ringrazio la dottoressa Simona Mantova e la consigliera segretaria avvocata Antonella Verde. Quello che è certo è che questo fenomeno va combattuto valorizzando le figure istituzionali già presenti, ma sicuramente incentivando la funzione di strumenti normativi, approcci, per poter abbattere anche questi pregiudizi, come ho detto prima, che ritroviamo in tribunale ancora nelle sentenze dei tribunali. Io passo la parola all'avvocato Antonella Nardone.
Dragone, socia dell'ADG, che partirà una sentenza della quarta sezione ordinaria del Tribunale di Napoli e affronterà proprio il tema della prevenzione, ricordando il disegno di legge che fu al Senato. Non funziona questo. Quanto? È grande. Buonasera a tutti e preliminarmente vorrei ringraziare le colleghe dell'AGI, dell'Associazione Giuristi Italiani per avermi coinvolto in questa interessantissima discussione. E partirei dal titolo, diciamo, di questa riunione, di questo confronto, che è appunto luoghi comuni, stereotipi e pregiudizi sulla violenza di genere, come superarli. Bene, prima di venire, diciamo, mi sono un po' approcciata sui dati, le statistiche, su fatti, ho letto casi concreti e mi sono giunta alla conclusione che il luogo comune, lo stereotipo, è costituito dal fatto che si consideri che la violenza vada curata quando si realizza, e su questo sono perfettamente d'accordo con quanto detto Antonella Verde. Noi siamo chiamati ad intervenire, dico noi, avvocati, giuristi, persone di legge, polizia di Stato, soltanto quando la patologia si è manifestata, mentre bisognerebbe dare molta importanza alla prevenzione. Lo stesso legislatore, probabilmente, e numerose sono state le leggi che sono intervenute dal 2000 anche dal 99, era la legge cosiddetta Codice Rosso, si sono arenate sulla prevenzione. Il disegno di legge presente al Senato non è ancora diventato legge. Bene, la prevenzione manca e costituisce il primo elemento di tutela per la violenza alle donne. Ma prima di entrare, diciamo, nel racconto della sentenza che mi ha colpito, quella della quarta sezione penale a cui faceva riferimento la collega, vorrei fare un minimo introduzione su quello che ho letto. E sono giunta alla determinazione che siamo effettivamente in piena emergenza. Leggendo i giornali ci rendiamo conto che è una strage infinita, mai come in questo periodo c'è un fenomeno di femminicidio dilagante, che una donna ogni 3 giorni muore per cause violente, che le donne tra i 15 e i 44 anni la prima causa di morte e di invalidità è la violenza, che le ricerche compiute negli ultimi 10 anni sono concordi, nel senso che la violenza contro le donne è endemica, sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo e non conosce differenze sociali e culturali. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi e a tutti i ceti economici. Dal 2000, diciamo, dal 1999 e poi nel 2000 c'è una data importante perché viene introdotta la legge numero 397 che viene definita a disposizione in materia di indagine difensiva nell'ambito delle modifiche al codice di procedura penale, che consente agli avvocati di acquisire prove da utilizzare nei processi. E si tratta di un'innovazione molto importante perché riconosce il cittadino attraverso il proprio avvocato di raccogliere prove in proprio favore e a sfavore dell'avversario. Perché una delle maggiori difficoltà nei processi è proprio quella di dimostrare la responsabilità del colpevole di tali atti, e ciò perché vittima ed aggressore nella quasi totalità dei casi sono da soli, nascosti nelle mura domestiche, e la donna denuncia le violenze solo dopo aver subito in silenzio per molto tempo e cancellando in tal modo le tracce delle stesse. Ma è ancora poco perché tutto quello che il legislatore sta facendo non è ancora sufficiente per garantire alle vittime del reato un'adeguata protezione, in special modo in quelle situazioni nelle quali gli atti persecutori violenti si verificano proprio dentro casa e la persona offesa non ha ancora proceduto a denunciare formalmente il fatto. Dunque, ritornando al caso specifico,
appunto la mia attenzione, con cui abbiamo discusso con le colleghe, è una sentenza molto recente che è venuta, diciamo, alla mia attenzione perché in cronaca su un quotidiano della settimana scorsa. I giudici della quarta sezione penale di Napoli hanno condannato a soli 9 mesi, con la concessione delle attenuanti generiche di immediato ritorno in libertà, l'aggressore che seminò il terrore in piazza Matteotti e che si fu individuato grazie a un video show. Dunque, l'uomo ritenuto responsabile di 3 aggressioni a 3 donne colpite al viso e alla tempia senza alcun motivo, ha già scontato tutto ai domiciliari e oggi torna libero. Ciò che costituisce un vero pregiudizio e che mi lascia particolarmente attonita è la tutela giuridica che sul tema della violenza di genere non risulta sufficientemente adeguata e che quindi dovrebbe spingere il legislatore a integrare le leggi con un sistema più severo e soprattutto nei confronti della prevenzione. Nel caso di specie, i giudici della quarta sezione penale hanno ritenuto che il soggetto, che l'imputato, fosse processabile, individuandolo come capace di intendere e di volere, accordandogli così in ogni caso le attenuanti generiche sulla scorta di 2 condizioni psichiche ritenute comunque. Dunque, l'imputato è stato considerato gravemente malato, ma non sufficientemente malato da essere incapace di intendere e di volere. Quindi processabile con un processo che l'ha portato in 9 mesi ad essere completamente libero. Questo perché in sede di perizia è emerso che l'aggressore, denominato Vinco di piazza Matteotti, sentiva le voci di Vito e aggrediva con una personalità particolarmente borderline, aggrediva in particolare le donne. Sembra difficile da condividere, ma alla luce di ciò la conseguenza è: può essere giudicato perché è capace di intendere e di volere, ma ha agito in preda a un raptus che lo rende in balia delle proprie azioni. L'uomo quindi ha ricevuto una condanna, definirei una pena soft, che lo rimette praticamente in libertà dal momento che la pena è stata scontata per il tempo. Dunque, la speranza è che le voci interiori di questo soggetto non lo spingano ad aggredire ancora, a colpire ancora, a scatenarsi di nuovo contro donne e soggetti diversi. Un'incognita difficile da monitorare e che alimenta grande inquietudine non solo nei confronti delle donne che sono state vittime, ma anche nei confronti di tutti noi. Peraltro l'uomo spiegherà che, avvertendo le voci, veniva trascinato da un ordine di scatenare la propria rabbia nei confronti delle donne. E tenuto conto del grave disturbo della personalità di cui è affetto, l'autore dell'aggressione è già tornato in libertà, ora bisogna fare i conti con la necessità, anche a sua tutela, di assicurare attenzione per quest'uomo diventato un incontrovolitano. Nel caso di specie, l'esempio che ho portato, diciamo, non costituisce un esempio di femminicidio in senso stretto. Non è il femminicidio rituale che si svolge all'interno delle mura domestiche, ma di un fenomeno che ci fa comprendere come è difficile difendersi da chi maltratta le donne. E nella giornata della violenza contro le donne, quella del 25-11, recentemente passata, l'obiettivo secondo me resta quello di arginare il fenomeno intervenendo prima con la prevenzione e non nel momento in cui la patologia si è già manifestata. La prevenzione è necessaria per arginare e combattere gli episodi di maltrattamento, di violenza, di stalking. E ancora dati, secondo la Polizia di Stato, nei primi 6 mesi del 2022 sono raddoppiati gli ammonimenti per violenza domestica e nel 70% dei casi il soggetto ammonito era un partner o un ex partner.
Dal 2020 ad oggi poi sono stati oltre 7.500 i soggetti a cui è stato notificato l'ammonimento o per violenza domestica o per atti persecutori. E solo uno di questi casi si è successivamente reso autore di femminicidio. E questo proprio a dimostrazione che la misura preventiva gioca un ruolo decisivo per bloccare il ciclo delle violenze. Ripeto, le leggi che si sono susseguite dal 1999 in poi, dal 2019 in poi, dal numero 69 del 2019, cosiddetto codice rosso, che ha rafforzato la tutela processuale delle vittime dei reati violenti, e la legge 134, quella della riforma del 2000, della riforma del codice di procedura penale, che ha consentito agli avvocati di poter apportare prove a sfavore del maltrattante, e la legge numero 53 del 2022, che ha potenziato la raccolta dei dati statistici sulle violenze di genere, hanno notevolmente contribuito a tutelare le donne nei confronti di questo fenomeno così dilagante. Ma il legislatore non ha ancora terminato l'iter parlamentare, più che il legislatore, diciamo, l'apparato amministrativo, perché quel disegno di legge è ancora arenato al Senato ed è proprio la legge 2530, quella a rafforzare la prevenzione, che secondo me costituisce l'elemento più importante. E mi auguro che questo incontro costituisca proprio una spinta in più per l'accelerazione di disegni di legge come questo e come tanti altri sulla prevenzione della violenza di genere. Grazie a tutti. Io ringrazio della partecipazione e in effetti mai come per la violenza economica è importante anche parlare di sensibilizzazione e di prevenzione, che tra l'altro sono due aspetti che sono stati messi in luce particolarmente nella convenzione di Istanbul. Sì, perché di violenza economica appunto in effetti non lascia segni come quella fisica. Per quanto riguarda le altre forme di violenza psicologica, praticamente comunque c'è diciamo anche una certa letteratura di giurisprudenza. Di violenza economica in effetti non c'è neppure una specie di reato, cioè si considera un maltrattamento in famiglia o la mancata assistenza familiare, però praticamente viene a comunque intaccare la situazione psicologica della donna, che praticamente viene completamente svilita, perché parliamoci chiaro, l'aspetto economico è importantissimo, perché i soldi saranno anche una cosa, però il mezzo attraverso il quale è possibile anche esplicitare la propria identità, e nel caso specifico, per esempio, io mi sono trovata in quanto civilista, quindi di fronte a una separazione in cui questa signora, dopo un percorso psicologico, cioè di psicoterapeutico, si era resa conto di subire queste violenze. Si era presa molto, ma fino a un certo punto, come mi è venuta a dire, aveva capito che il problema era marito, perché lei aveva sofferto di crisi di panico, perché appunto, come abbiamo detto fino ad ora, si muore anche per problemi psicologici, pressioni, perché praticamente attraverso la violenza economica
proprio controllo sulla vita della donna. Ora, la donna è naturalmente colpita anche perché ci sono dei proprio gli stereotipi in genere determinano al momento della nascita del figlio la necessità proprio di fare delle scelte. Donne come nel caso specifico che avevo affrontato io, che avevo una capacità lavorativa, svolgevo un'attività lavorativa autonoma, piano piano aveva sempre visto più assottigliare questa attività, a vantaggio della famiglia, per motivata dal marito, il quale era anche benestante. Il quale però nel momento in cui lei aveva quasi smesso l'attività, poi non è soltanto l'anno, questa è la cosa che mi aveva colpito, perché lei in realtà teoricamente godeva, grazie alla giovinezza, di una di cose di risorse economiche, però erano sempre finalizzate, cioè non aveva un'autonomia economica, ma dove venivano dati giorno per giorno i soldi, ma anche per me questa era una cosa, il centro benessere, no? Però doveva essere qualificata a quello. Questa persona a un certo punto mi è venuta a dire, ma io preferirei godermi, non so, anziché soddisfare questa esigenza, che manco più di mio marito, prendere un caffè con le amiche, non dovevo giustificare. Ma sono cose che davvero ho vissuto, cioè era anche se non usciva più di casa, crisi di panico, quando è venuta da me, già, diciamo, dopo questo percorso, aveva riacquistato un'autostima, però per questo lo dice, qualsiasi cosa fa una mamma sbaglia, perché non lavoro e mi dedico alla famiglia e vengo imputata dal fatto che non lavoro, lavoro soltanto della mamma e famiglia. Sono tutte dinamiche fondamentali perché proprio minano alla fondamentale autostima del lavoro. Ora, perché la prevenzione? Perché questo, tra l'altro, la violenza economica è trasversale, cioè non investe solo donne, non so, con scarsa capacità lavorativa, no, ma anche professioniste che si sono magari viste sottrarre al patrimonio senza rendersene conto, perché la famiglia viene ovviamente vista nel momento in cui c'è amore, c'è la volontà di affidarsi, no? Un luogo teoricamente dove di tutela, invece spesso non è. Cioè, mi è anche capitato casi di donne che un insegnante che non aveva mai usato che doveva separarsi, non aveva mai usato il bambino, per cui improvvisamente nel momento in cui ha preso coscienza del fatto che il marito la stava abbandonando con un'altra persona, con cui aveva costruito una società senza che lei lo sapesse. Cioè, aveva trovato il suo conto prosciugato, ma ci cioè siamo stati. Alla fine non è avvocato per dire ma lei ha mai controllato il conto, sa usare il banco, c'è anche di istruirla su queste cose semplici. Per cui l'educazione finanziaria e la sensibilizzazione, ma io dico già dai banchi di scuola, perciò anche l'importanza della nostra presenza nelle scuole per la tematica della violenza, che non è solo la violenza fisica, cioè da bambine bisogna prendere consapevolezza del fatto che la propria autonomia è di dipendenza economica, ma proprio l'autonomia anche della capacità di gestione finanziaria, perché una donna può avere anche autonomia economica, però vedersi praticamente sottratto l'intero proprio patrimonio o anche il reddito e trovarsi in maggiore, cioè maggiore l'autonomia delle capacità di reddito e maggiore è la possibilità poi di risorgere da queste situazioni. E quindi l'autonomia economica è importante per noi, ma devono avere anche necessariamente un'autonomia finanziaria, cioè una capacità di gestione finanziaria. Perciò l'importanza, io volevo sottolineare, di essere presenti nell'educazione già delle nuove generazioni, cioè di quello che cioè, possiamo influenzare. Giustamente anche con il nostro operato di avvocati, perché in determinati casi ecco, bisogna la donna che ha coraggio deve avere anche il coraggio, come ha detto la dottoressa Vitale, di allontanarsi. A un certo punto, ad esempio, questa paziente ha detto lui non lo capisce, cioè lui ha fatto un percorso psicoterapeutico con lei, convinto di farla guarire, punto, poi lui era perfetto e non aveva modificato alcun comportamento. Ma questa
desidero per chi è già formato, cioè questo è proprio anche un fenomeno di cambiamento culturale, di costume, che deve essere promosso già dalla funzione di casa, nell'educazione in casa, anche nella gestione del gioco e quindi anche nell'educazione finanziaria. Grazie. Ringrazio l'avvocato Paola Montesacchi per il suo intervento e cedo la parola all'avvocato Liliana Barnese, socia dell'ADG, che ci parlerà invece, partendo anche da un caso pratico, della violenza psicologica in ambito familiare. Ok. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio dell'opportunità di partecipazione alla nostra associazione, la DG, e io vorrei in particolare portare il mio contributo relativamente al tema della violenza psicologica ed emotiva in ambito familiare, e della quale abbiamo già parlato, e questa specie in effetti ricorre quando il maltrattante usa un linguaggio e un comportamento umiliante, denigratorio nei confronti della propria donna, che raggiunge una tale gravità e si perpetua nel tempo fino a pregiudicare il benessere psicologico e psicofisico della donna in particolare. Ci è capitato tra i vari casi qualche anno fa ad interessarci appunto del caso di una signora che si è rivolta al nostro studio, la nostra assistita, una signora separata con dei figli minori e con impegnata lavorativamente una funzionaria in una società privata e quindi con connesse responsabilità lavorative, già da tempo subiva un comportamento vessatorio da parte del coniuge separato, anche lì peraltro un professionista, quindi comunque una personalità irascibile, violenta, autoritaria, gli elementi che poi avevano inciso anche su quella che era la separazione personale dei coniugi. Questo comportamento consisteva in continue umiliazioni verbali, minacce che poi erano aggravate frequentemente, come spesso accade in queste situazioni, dalla presenza dei minori. Avvenivano in presenza dei minori, i quali in qualche modo cercavano di condizionare e di subornare. Comunque l'accusa maggiore che il coniuge rivolgeva nei confronti della donna è che lei avesse dimostrato, avesse dato dimostrazioni di essere totalmente inadeguata e incapace di svolgere con pienezza il ruolo di madre e aveva privilegiato invece quello di donna in carriera. Quindi contestava la signora che i figli versavano già da tempo in una condizione familiare e anche dal punto di vista scolastico di totale trascuratezza, addirittura per quel che riguardava l'igiene personale. E quindi non perdeva occasione di umiliarla, criticarla, quindi era giunto poi ad imporre una scelta, a convincerla che doveva operare una scelta tra il ruolo di madre a tempo pieno e quindi rinunciare poi al suo ruolo di donna al lavoro, e l'aveva minacciata anche che in mancanza si sarebbe rivolto al tribunale per ottenere una diversa disciplina dell'affidamento dei figli, a suo dire, poiché la situazione familiare finiva per incidere sullo sviluppo e benessere psicofisico dei figli stessi.
e culturale tale che non presupporrebbe una certa apertura mentale, quindi aliena da quelli che sono gli stereotipi di genere, stereotipi femminili di genere. Invece purtroppo, per quanto si trattasse di due persone colpe, in particolare l'uomo in questo caso che esercitava la violenza, evidentemente sono talmente radicati, come abbiamo detto, talmente diffusa trasversalmente, che la cosa si era manifestata in questi termini. Comunque il prodarsi di queste vessazioni aveva creato un forte disagio psicologico nella donna, crisi di panico, crisi depressive e quindi calo dell'autostima. La donna diceva che non aveva denunciato poiché provava un forte senso di vergogna, di disagio, sia nei confronti dei familiari, sia nei confronti dei suoi colleghi di lavoro, degli ambienti che frequentava, e anche perché voleva in qualche modo tutelare i figli, perché temeva delle ritorsioni, ma ciò non aveva fatto altro che contribuire alla reiterazione, aggravamento della violenza psicologica, quindi ormai c'era stata una vera e propria escalation. La nostra cliente, per i traumi subiti, era ricorsa a cure mediche anche costose, come sedute di psicoanalisi, farmaci e quant'altro, ma a ciò si aggiungeva un ulteriore danno alla sua promettente carriera lavorativa. Infatti, nel periodo in cui la signora viveva questo stato di malattia, nella società nella quale lavorava si era reso disponibile un posto di dirigente, al quale la signora da parecchio tempo ammira, rispetto al quale aveva le competenze professionali specifiche, sia per quanto riguarda l'aspetto geografico, anche quello che riguardava l'anzianità di lavoro all'interno della società. Ora, a causa delle frequenti assenze per la malattia psicologica che le era stata diagnosticata e poi la caduta di autostima nella signora, che ormai si era manifestata e si era palesata anche nell'ambiente lavorativo, il posto, questo posto da dirigente era stato assegnato all'altra persona. Per cui noi abbiamo citato in giudizio il coniuge separato, ai sensi dell'articolo 2043-2059 del codice civile, abbiamo provato per tavolo, la società ha fornito tutta la documentazione medica a disposizione della signora, quindi esborsi per le cure eccetera eccetera, e anche per testi, che la malattia psicologica della signora derivava dai comportamenti vessatori e denigratori operati dal coniuge separato anche a mezzo di CTU, consulenza tecnica, sulla persona dell'attrice, che era stata da noi richiesta e autorizzata dal tribunale. Quindi dunque il pregiudizio che era stato arrecato dal comportamento del coniuge alle dinamiche personali e sociali della signora aveva inciso sulla sua qualità della vita come nella realizzazione come persona, non solo come madre, come donna lavoratrice. E non dimentichiamoci il combinato disposto degli articoli 2 e 32 della nostra Costituzione, che giustifica il risarcimento del danno esistenziale, poiché appunto nella fattispecie deve ricorrere nella fattispecie il nesso di causalità tra la condotta pregiudizievole e l'evento dannoso psicologico che ne è conseguito. Comunque anche per tablas e per testi, perché abbiamo espresso in giudizio alcuni colleghi della signora, abbiamo provato che la mancata promozione a dirigente della signora stessa era da imputare proprio alle sue sopravvenute condizioni psicologiche e quindi anche alle assenze dal lavoro. Abbiamo chiesto quindi e ottenuto il risarcimento del danno ex articolo 2043, provata la colpa del convenuto innesso di causalità, e che questo
questo era derivante sia dalle conseguenze della violenza sia dal danno arrecato alla situazione psichica e patrimoniale dell'assistita, ed erano riconducibili tutte al comportamento del convento. Inoltre, sulla scorta dell'articolo 2159 abbiamo chiesto e ottenuto la condanna del coniuge separato al pagamento anche dell'ulteriore somma determinata e disposta dal tribunale in maniera equitativa quindi del ristoro del danno patrimoniale, il cosiddetto danno morale. Quindi questo è quanto abbiamo messo in essere noi avvocati, in particolare civilisti, che interveniamo a cose fatte purtroppo, fatte già avvenuti. E quindi cosa dire rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora? Non abbassare la guardia, prevenire, moderare la prevenzione, denunciare e anche abbandonando quella situazione di vergogna che viene provata in alcuni casi insomma, dalla donna, soprattutto anche dalla donna che vive in un contesto sociale, e quindi denunciare quando prima sia possibile. Vorrei concludere con quanto detto riguardo alla violenza sulle donne dal nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, che appunto dice che la violenza contro le donne è un'aperta violazione dei diritti umani. Per troppe donne il diritto ad una vita libera dalla violenza non è ancora. Scema da pregiudizi e stereotipi, no, perché effettivamente è una delle poche. E io do la parola alla dottoressa Sonia Coppola, che attraverso la sua testimonianza ci racconterà la sua storia, che è stata vittima di stalker e violenza fisica e psicologica. Buonasera a tutti e a tutte, mi presento brevemente. Sono Sonia Coppola, laureata in sociologia e specializzata in ricerca. Sono qui oggi quindi per raccontarvi la mia esperienza in merito ai temi trattati oggi in questa sede. Per circa 2 anni, dal 2017 al 2019, sono stata vittima di atti persecutori, stalking e altri reati da parte del mio ex partner. Quindi vorrei condividere brevemente una parte di questa esperienza, ormai a distanza di qualche anno. Questa distanza mi consente di avere un occhio più critico e di rianalizzare quanto abbia influito sulla vicenda il sistema culturale giudiziario. Inoltre, l'esperienza che ho vissuto ha avuto una profonda influenza sulla mia vita e sulle mie scelte, tanto da spingermi a dedicare la mia tesi di laurea a questo tema. Quando tutto ha avuto inizio, sto parlando di minacce, chiamate, messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, e poi sempre più costanti apparizioni presso i luoghi da noi frequentati, università, lavoro e le varie residenze che ho dovuto cambiare in questi anni per sfuggire a queste attenzioni morbose non desiderate, la mia principale reazione è stata la fuga, la chiusura. Cercavo di non parlarne con nessuno, mi sono allontanata dalla famiglia, dalle amicizie, un po' per vergogna, un po' perché convinta di poter gestire tutto da sola, tanto con il tempo si sarebbe stancato, senza rendermi conto della pericolosità delle circostanze. E infatti è accaduto esattamente ciò che temevo, ma che inconsciamente negavo. Cioè più il tempo passava e più la situazione diventava insostenibile. Finché un giorno, all'ennesimo atto minatorio, decido di recarmi a un centro antiviolenza, dove mi viene spiegato che il miglior modo per togliere il potere a chi ti sta facendo questo è parlarne, parlare il più possibile con più persone possibili. Quindi da lì inizia il mio percorso d'uscita, che vi assicuro non è stato privo di ostacoli. Posso dire che sono i capi di aver incontrato 3 vincoli, barriere. Una prima barriera di tipo cognitivo-affettiva. Quando si tratta di una persona più vicina o un ex, come in questo caso, è difficile accettarlo, metabolizzarlo,
spesso si tende a giustificare le azioni. Una seconda barriera di tipo istituzionale, in quanto nel momento in cui decido di sporgere denuncia, mi trovo di fronte a un muro fatto di pregiudizi e di relazioni. Mi viene detto, che cosa vuol dire stalking? Con un fare sarcastico, cosa che ovviamente mi destabilizza, perché viene messo in dubbio la mia parola. Questo comportamento minimizzante da parte di alcuni operatori delle forze dell'ordine mi ha in qualche modo spinto a retrocedere. Ma grazie all'intervento di professioniste preparate e competenti sono arrivati fino in fondo. Anzi, perdonatemi, colgo l'occasione anch'io di ringraziare l'Avvocato Verde per essere stata ferma presenza e un grandissimo sostegno nei momenti più difficili. Come terza barriera, la barriera di tipo culturale, ovviamente, che va dalla famiglia a tutte le agenzie territoriali, perché si attiva quel meccanismo di vittimizzazione secondaria, quella narrazione tossica secondo la quale una parte della colpa viene data alla vittima. Che cosa hai fatto per stilarlo? Che cosa potevi evitare di fare? Cosa indossare? Tutte quelle frasi che purtroppo conosciamo benissimo. Infine nel 2019 entro nel codice rosso e nel 2020 il mio molestatore viene condannato. Ora mi auguro ci sia per tutte le persone vittime di abusi, non soltanto donne, una maggiore sensibilità ed empatia da parte di coloro che a vario titolo si interfacciano direttamente con le vittime e spero davvero che venga posta una maggiore attenzione verso tutte le forme di violenza, che ricordiamo essere non soltanto fisica, ma anche psicologica, emotiva, economica. Auspico che chiunque si trovi ad affrontare la tempesta, che io e troppe altre abbiamo attraversato, possa trovare sempre più facilmente, al di là di uno sportello o di una scrivania, persone che fungano da ancora, da scoglio e persino da spiaggia se incapaci di essere porto. Perché le onde sono alte ed è già difficile da sole superarle. Non ci servono ulteriori. La consapevolezza dell'articolata natura del problema può rappresentare davvero un primo passo verso una società più equa e non soltanto idealmente. Una consapevolezza certa deve ripartire prima da noi stesse, prima che dagli altri. Da quello che vogliamo ricoprire nella società e dalle modalità nuove con cui intendiamo ricoprire. Come spesso accade, per capire meglio la strada da percorrere abbiamo bisogno di sentirci già tracciati, del coraggio che ci ha preceduto nei rivaggi della vita, del pensiero dei grandi e delle grandi che possono indicarci la via. Tra le tante vorrei salutarmi con le parole di Madre Teresa. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza, dietro ogni successo una delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di fotogiallite. Insisti, anche se gli altri si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece di compassione ti porti lo rispetto. Grazie a te. Il suo intervento è un intervento sullo sportello d'ascolto e sulla funzione sul territorio nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. Buonasera a tutti, ringrazio tutti e prometto che sarò molto breve, questi interventi esaustivi e pratici già dalle mie colleghe. Il titolo del mio intervento stasera verte proprio appunto sull'importanza e sul ruolo al contrasto della violenza di genere da parte degli sportelli d'ascolto. Perché la scelta di questo titolo e quindi la partecipazione anche nell'ambito di questo convegno? Perché si sente spesso parlare di violenza di genere, si sente molto spesso parlare di questi termini di prevenzione e contrasto. Non voglio dilungarmi perché le tematiche sono state già affrontate.
ultimi anni, quindi durante il periodo della pandemia, durante il Covid, hanno visto per una serie di motivazioni che tutti conosciamo anche una non integrazione da parte dei centri antiviolenza, un non funzionamento causa appunto la mancanza di fondi, eccetera. Quindi che cosa succede? Il ruolo dello sportello da sportello all'interno del territorio è un ruolo che riveste una grande importanza per il pubblico, perché consente sportelli antiviolenza, centri sportelli antiviolenza, sportelli da sportello, centri antiviolenza, case di rifugio, assolvono un po' quello che è la concezione, a mio avviso, della tutela, della prevenzione del contrasto della violenza di genere attraverso un sistema di rete. Perché la violenza di genere, quindi attenzione a questo fenomeno, viene svolta all'interno degli sportelli d'ascolto, perché l'ascolto è proprio la funzione principale che consente di agganciare le donne che non sanno talvolta di essere vittime di questo fenomeno. Perché cosa succede? Si sente spesso parlare di violenza di genere, ma le donne che vengono, faccio l'avvocato, mi dicono: ma secondo lei è il caso di presentare, di scrivere denuncia, che faccio, che non faccio? Ma alla fine si tratta di maltrattamenti, non è niente di che, va bene, questa mi segue sotto casa, mi segue fuori la palestra, sarà un frenato. Quindi che succede? Dirimere questo conto, questi termini, insomma, identificare questi termini in uguale maniera, spesso io ne credo, perché le donne sono abituate a confondere il termine conflitto, conflittualità, specie di tipo familiare, con il termine violenza. Quindi l'operatore che si trova all'interno di centri antiviolenza, di sportelli d'ascolto, ha proprio questo ruolo, ed ecco, mi fa piacere sentire la presenza qui e sedere al tavolo anche di carattere istituzionale, perché è quello su cui noi, anche come associazioni, spesso tendiamo a comunicare, è proprio questo rapporto con le istituzioni per cercare di divulgare questo fenomeno, di portarlo a conoscenza di tutti, nelle scuole, nelle strade, mediante campagne di sensibilizzazione, proprio per rendere consapevole la donna, ma talvolta anche gli adolescenti, perché ormai con anche l'istituzione del codice rosso e anche con il Revenge Board, mi è capitato di avere spesso ragazzini anche di 15-16 anni che subiscono questo tipo di, tra virgolette, che sono, diciamo, vittime di questa tipologia di nuovi reati che si sta diffondendo moltissimo, soprattutto all'interno delle scuole, per cui le scuole come istituzioni devono anche prevenire, devono comunicare, devono parlare con gli adolescenti per metterli in contatto con queste nuove realtà. Non volendo quindi indugare sugli sportelli d'ascolto specificando cosa sono, diciamo che molto brevemente costruiscono insieme ai centri antiviolenza e le case di rifugio, che svolgono proprio un ruolo in casi di emergenza e di risoluzione, diciamo, attendono alla fine di aiutare le donne a sostenere nel percorso di uscita dalla violenza. Lo sportello d'ascolto, come dicevo prima, è uno strumento valido di aggancio e svolge un forte ruolo di prevenzione, perché nel momento in cui le donne comunicano, sono spazi aperti in cui le donne sono libere in forma gratuita e nel pieno rispetto della legge sulla privacy di manifestare quelle che sono le proprie paure, le proprie ansie, di manifestare anche quelle che sono le loro situazioni, proprio per capire a che punto sono arrivate e se è necessario intervenire. Spesso lo sportello d'ascolto segnala alle forze dell'ordine, quindi come si dice, evitando o potendo intervenire su quella che è un pericolo dell'incolumità della vita di queste donne, che sono spesso accompagnate anche dai figli e quindi in fase di emergenza, trovando subito una collocazione, da qui anche la sottolineatura di parecchie volontarie di favorire anche l'apertura di ulteriori case di rifugio, perché che cosa succede? Nelle nuove dei procedimenti, che per quanto un concetto tutti sono accertati, queste donne hanno una necessità ovvia di protezione, perché essendo spesso madre, non avendo dove rivolgersi, necessitano di spazi appunto protetti, cosa che lo sportello d'ascolto non può fare, perché lo sportello d'ascolto è uno spazio chiuso, è uno spazio riservato, uno spazio a tutela della donna e della propria privacy, ma che comunque non ha una collocazione, quindi lo sportello in generale
comuni un po' a tutti, sono appunto l'accoglienza telefonica, lo sfrutto, la possibilità per le donne di contattare le ausiliari, quindi H24 comunque con un minimo 5 giorni a settimana, di fornire assistenza legale e psicologica e soprattutto di fornire quello che è l'orientamento a loro, perché come si è spesso detto in questa sede, quello che porta le donne a non denunciare è proprio questa indipendenza economica, o meglio la non indipendenza economica, perché io lo dico anche da qui in nota, la violenza, tra virgolette, dal punto di vista di femminogene si nasce da una sorta di fattori multidimensionali che sono di carattere, tra virgolette, fattoriale, quindi legato alla famiglia, a status psicologici di chi la violenza la riceve e di chi la violenza la esercita. Molto spesso quando si dice nell'etichettatura del profile, tra virgolette, è un soggetto insicuro, come diceva la collega, perché ha paura che non cresce, è un soggetto che stavolta ha subito violenza o ha esercitato violenza in famiglia per difendersi da qualche parte. Quindi c'è, diciamo, una macchina che da un punto di vista di fenomeno del criminologico ha sempre due costanti, c'è un minimo di un denominatore, una vittima, un carnefice che è un soggetto accusante che a volte non sa neanche di essere un soggetto accusante perché è abituato nella propria vita ad avere e esercitare questo tipo di atteggiamento di attivisti, e quindi c'è poi una donna che si trova molto spesso, come abbiamo detto, isolata, isolata dagli amici, isolata dal lavoro, ma non volontariamente, perché la cosa strana è che accomuna le storie di violenza che noi spesso raccogliamo sono che le donne non denunciano mai di primo acchito. La ragazza è una ragazza giovane, ha subito un'esperienza di vita forte, fortissima, ma sia per età sia per, tra virgolette, anche una cultura, un'apertura che c'è stata negli ultimi tempi, ha trovato il coraggio di rivolgersi al centro di violenza e di farsi educare. Ma le donne che hanno famiglia, le donne che non lavorano, le donne che negli anni hanno visto un uomo normale di cui si sono innamorate, con i quali ci hanno fatto un matrimonio, i quali hanno iniziato piano piano, ma non c'è necessità che tu vai al lavoro, prenditi cura del tuo figlio, ma perché devi uscire? Io la sera torno stanco, non usciamo, eccetera. Queste piccole avvisaglie sono tutte avvisaglie che poi nell'arco degli anni, con la costruzione di una vita di carattere sentimentale, poi vengono ovviamente fuori, anche perché la violenza è caratterizzata da, come non dico io, ma dico un po' di violenza di genere, se ne occupa, dal cosiddetto ciclo spirale della violenza, no? Come racconto l'autore del mezzo celebre romanzo Una donna annunciata. Che cosa succede? Perché dicevo prima, lo sportello d'ascolto ha un ruolo fondamentale nell'aiutare la donna a capire se si tratta di un conflitto di violenza. Perché spesso si ha questo accumulo, le tre fasi della violenza sono consiste in un accumulo di tensioni, quindi in, come diceva anche la collega, di verbi, maltrattamenti, forti litigi, ai quali non sempre segue un'escalation della violenza, e quindi il fenomeno di per sé, quindi il maltrattamento forte, quindi la violenza psicologica, quindi le vessazioni. Quindi tutto questo poi porta a un fenomeno che si verifica e che quando si è verificato è tardi, ma dopo che cosa succede? Che spesso l'uomo si scusa, che spesso la donna lo scusa perché è madre, che spesso la donna lo scusa perché non ha i soldi, e quindi questo circuito, questa spirale, comporta che poi questo fenomeno, questo episodio viene tra virgolette archiviato, si ripete 5-6 mesi con una certa ciclicità, e quindi la donna dentro di sé tende l'insicurezza di dire ma cosa succede? Sono io e sono gli altri. Da qui ecco perché gli sportelli d'ascolto devono offrire quello che noi facciamo spesso e anche e soprattutto un primo step dopo l'ascolto e l'indirizzare la donna al percorso da seguire, quello dell'ascolto psicologico, perché l'ascolto psicologico è quello che rende consapevole la donna attraverso un colloquio con una persona esperta della condizione in cui si trova. L'assistenza legale quindi subentra, come abbiamo detto finora, in uno step successivo dove tra virgolette ci si trova di fronte a qualcosa di già iniziato, ma dove la donna nelle more del processo appunto ha bisogno di un sostegno, di un supporto, di un aiuto dal quale non riesce a uscire da sola. Quindi che cosa succede? Che queste strutture sono strutture che non vogliono assolutamente sostituirsi alle istituzioni, ma sappiamo, abbiamo detto, lei è qui presente e se ne può far forte luce, devono affiancare le istituzioni. È un lavoro di rete, non si può pensare che il legislatore da solo si fa di
il legislatore lo ha ideato da un punto di vista nazionale, da un punto di vista regionale, da un punto di vista metropolitano, da un punto di vista, diciamo, delle varie istituzioni, non tutto funziona in equa misura. Quindi perché la rete è importante? Perché gli sportelli sono importanti? Perché nel momento in cui la donna viene la mediana denunciare, cioè avvocato, lei non ci prova, la donna non sa che il momento della denuncia è importante che faccia acquisire il referto medico, che sia di stampo ginecologico, che sia di stampo psicologico. Di qui ecco che il nostro territorio, anche mediante l'istituzione del percorso Rosa, Cattarelli e San Paolo, è stato tra virgolette un precursore anche di questo tipo di attività, perché sono tutte attività a sostegno di una denuncia, perché l'unica arma, abbiamo detto, che può contrastare la violenza è appunto il coraggio di denunciare, perché la denuncia di per sé è un qualcosa che argina l'ostacolo. Non sappiamo se poi queste denunce vanno bene o vanno male, e purtroppo il rischio di vittimizzazione secondaria, chi sporge denunce, la signora per mobbing, la violenza psicologica che è di difficilissima dimostrazione, la violenza economica, perché tu vivi all'interno di un nucleo familiare, tuo marito usa i tuoi soldi, tu non ci fai caso, come ho detto prima, non guardo la mia SPA, guardo la mia banca, perché fa parte di famiglia, ti trovi improvvisamente che non hai potere su nulla, non hai potere di scelta, non hai potere di stampo economico, e quindi ti trovi vittima e succube di un uomo. Questo è il problema, che non è soltanto da un punto di vista di un uomo, ma detto da un punto di vista di un soggetto pesante, che sia il datore di lavoro, che sia addirittura una figura di stampo educativo, si pensi tanto ai professori, no? Anche ultimamente se ne parla, e questo quindi il mio sfogo, ma anche il mio input è quello proprio di creare rete. Come nasce il nostro sportello antiviolenza e poi finisco? Nasce proprio perché con la dottoressa Di Vita, che è psicologa, psicoterapeuta, stasera tutte le sue salute perché non è riuscita a presenziare per motivi familiari, nasce proprio durante il periodo del lockdown, perché che cosa succede? Cittadinanza Attiva, lo sportello non sono attiva, adesso è uno sportello molto giovane per vari sportelli, che Cittadinanza Attiva è un'associazione di volontariato da vanta da tanto tempo, tra cui lo sportello ambiente, lo sportello scuola, lo sportello tribunale di difesa dei diritti del mare, e quindi facendo tante attività di supporto, sportello consumatore, di contatto anche con i soggetti del territorio, perché noi siamo in Friulutta, dice: ma com'è possibile? Ora i campi sono chiusi, c'era un sacco di donne. Le donne non vengono e ti dicono: io sono stata picchiata, maltrattata. Se tu che attraverso un intervento cooperatore devi essere in condizione di capire quello che dice la donna, tu scuola devi essere in condizione di capire se quel ragazzo o quella ragazza può aver subito abuso o maltrattamento. Quindi il lavoro di rete, ripeto, essendo la violenza un fenomeno multidimensionale, multifattoriale, è indispensabile. Da qui appunto l'iniziativa del nostro sportello, e nella misura del nostro piccolo cerchiamo ovviamente di aiutare e di operare sul territorio mediante, come dicevo prima, anche questa iniziativa dell'istituzione di un corso di cucito, proprio perché è vero, sicuramente non daremo la vita, ma ci sono tante zone, fuori tutta è anche una realtà piuttosto particolare del territorio campano, in cui magari sollecitare le donne, insegnare alle donne anche come aggregazione un qualche cosa anche a livello mistico, può tra virgolette aiutare queste donne ad avere, ad assumere una piccola indipendenza. Questi dalle ospitandomi che il lavoro ce n'è tanto da fare, però che insomma si possa migliorare. Buonasera. Ringrazio l'avvocata Mariangela Barrese e cedo la parola alla dottoressa Tina Cassini, presidente dell'associazione Parla Formini. Allora, grazie Isabella, che affettuosamente per me è la consigliera Isabella, una donna meravigliosa, e sento che questo bisogno lo dico io. Allora, io ho ascoltato tutto, mi dispiace, è tardi, quindi velocemente vi dico io di cosa mi occupo. Io sono presidente di un'associazione che si chiama La Lune. Ho fatto formazione sulla violenza da anni, e da 7 anni sono operatrice anche dei centri antiviolenza come volontaria. 7 anni fa misi su questo progetto che si chiama Ricomincio da me. Erano 3 parole semplici, ma
avete raccontato stasera, che probabilmente andavano in un centro antiviolenza, denunciavano e poi sparivano nel nulla, perché non ritornavano più. Quindi noi ci accorgemmo in un conteggio annuale che c'erano quasi 500-600 donne che non avevamo più rivisto. Allora io chiesi al posto detto, ma queste donne non le possiamo recuperare, perché abbiamo le schede, abbiamo tutto, ma no, per fare cose. E così ho messo su questo progetto e vi dico che questo progetto è cominciato con 15 donne, oggi conta più di 180-200 donne, che ogni mercoledì, vi spiego come funziona, ogni mercoledì mattina dalle 10.30 alle 12.30, io raggruppo queste donne, prima del Covid, che ormai si parla prima di Cristo e dopo Cristo, prima del Covid e dopo Covid. Allora, prima del Covid l'abbiamo fatto all'inizio a Secondigliano e fu veramente una grande sfida. Poi la professoressa Marino, che era assessore alle varie opportunità in quel periodo, molto vicina a noi per questo progetto che facevo, ci diede la sala attraverso un bando, dicevo che era solo come presentare, che era gratuita, perché cioè significa, ecco, questo progetto è gratuito, significa gratuito per tutte le donne, ma gratuito anche per noi, cioè significa che noi non abbiamo mai preso un euro, da 7 anni non abbiamo mai chiesto un euro, è tutto di tasca nostra. Quindi ci diede questa sala e noi attraverso questa sala ci siamo accorti, via Concezione Monte Calvario 26, sotto poi al centro antiviolenza Loro Famoso. Io faccio da ponte con loro perché ho lavorato lì da loro come volontaria. E quindi con Rosa Di Matteo ho questi contatti. E quindi che cosa è successo? È successa una cosa pazzesca che io neanche mi aspettavo. Mi aspettavo che questo progetto aiutasse, questo progetto adesso è diventato un punto di riferimento non solo in Campania, ma mi arrivano richieste anche oltre oceano di donne italiane che per sentito dire la sorella si rivolgono a me. Io rispondo H24, ma veramente H24, e voi dite come fare? Non lo so, però lo faccio. H24, fino a questo momento ho avuto dei contatti, un'ora fa ho avuto dei contatti, quindi volevo testimoniare due cose, a parte il fatto la possibilità di questo progetto per tutti, cioè per tutti, chi vuole partecipare. Noi ritorneremo a Monte Calvario finalmente, quindi il 21 dicembre farò una specie di festa evento per raggrupparle tutte, che sono felicissime di vederci. E poi noi non abbiamo mai sospeso durante il Covid, abbiamo solo trasformato il progetto su Zoom, più live. Noi l'abbiamo fatto tutti i mercoledì, durante tutto il periodo del Covid, ed erano presentissime, si nascondevano nelle cantine, in macchina, nei giardini pubblici e si collegava, ha fatto un attimo con la spesa, con le mascherine, con i permessi, il cane con la pipì durante il Covid. Quindi è effettivamente un progetto che anche a me ha sorpreso tantissimo, sta diventando un forte punto di riferimento per le donne, che addirittura ci coinvolge in situazioni molto più grandi di noi, che chiaramente poi io invio appunto al centro antiviolenza. Che cos'è questo progetto? Io sono formatore e quindi lavoro soprattutto con la violenza. Loro fanno un percorso con me e raggruppano tutto quello che ho sentito, no? Queste due storie terribili che ho sentito stasera, purtroppo io le sento tutti i giorni H24. E le dico, aiuto queste donne, anche se hanno già denunciato, anche se hanno abbandonato anche il carnefice, perché non è finita là, perché il pericolo che c'è dentro, paralizzante, perché il legame è traumatico, il legame che paralizza la donna. Un'altra idea della donna che subisce violenza è scema, fragile, è debole, non è capace. Anche il giudizio di altre donne, la famiglia, vabbè, ma te la sei chiamata tu, la vuoi tu, quella ha usato violenza, se tu non lo lasci, allora si sceme tu. Chiaro? Non è così. Uscire da una situazione di violenza è una cosa complicatissima, è una cosa difficilissima, è una cosa che se non sei aiutato da validi professionisti che conoscono il problema, non riesci. Quindi bisogna solo sostenere e ascoltare queste donne, ma
storie di figli che hanno avuto case e su case che sono infelici e hanno vissuto violenza assistita per tanti anni, sono dei ragazzi semi morti che per fortuna poi si riprendono, è chiaro. Quindi deve essere solo felicissima, felicissima di quello che fa. Ma lo so, ma mi rendo conto, questo lo incontriamo tutti i giorni, sono difficoltà terribili, la formazione è proprio questa, l'ho già sentito, la formazione deve essere degli avvocati, dei giudici, nei, tutti quelli che la donna poi durante il periodo della, della violenza incontra. Perché, guardate, io vi devo dire anche un'altra cosa, sappiate che almeno le donne che vengono a me, che mi chiedono aiuto, e io ne vedo e ne ascolto 100-120 a settimana, fatto il calcolo, i mariti sono avvocati, giudici, magistrati, poliziotti, commissari di polizia, non è che il violento è solo uno, è chiaro che se la donna va in quel drappello, in quel posto, non viene accolta come dovrebbe essere accolta, quindi il problema è che queste donne sono terrorizzate di denunciare, perché se hanno dietro una montagna, questa è una super montagna, è chiaro. Infatti nel percorso non devono solo denunciare, anche se io cerco piano piano di accompagnare verso il centro antiviolenza, ma possono anche liberarsi di questo malessere, di questo purtroppo, di questa disgrazia che è capitato di incontrare un uomo manipolatore e violento, perché gli uomini non sono tutti così fortunatamente, e questa è un'altra cosa che bisogna farlo capire, le donne che subiscono violenza, perché molti dicono, vabbè ma sono tutti uguali, io mi giro sono tutti uguali, non è così, assolutamente, il manipolatore è l'uomo che ti proprio, diciamo, fa piccoli passi per poi portarti all'addentramento, è una strategia, l'uomo che raggira una donna psicologicamente fa dei passi conosciutissimi, ed è consapevole, non è vero che non lo sa, è consapevolissimo di fare tutto questo e lo fa per un obiettivo, annientare quella donna e io divento il suo padrone e quindi fa terra bruciata intorno. Quando spieghiamo durante il progetto, negli anni, nel tempo a queste donne, le donne rinascono perché la maggior parte di queste si sentivano colpevoli, responsabili, cretine, messe nell'albero e non si hanno possibilità di riprendere la vita. Io vi ringrazio ancora perché mi avete dato la possibilità di spiegare un po' di questa storia e mi auguro che di violenza se ne parla tutti i giorni, perché la violenza sommersa voi non immaginate neanche quante donne in questo momento stanno subendo violenza in silenzio. Grazie. Ringrazio la dottoressa Tina Grassini e cedo la parola al dottor Antonello Sannino, segretario Cilinati. Buonasera a tutti e a tutte e grazie anche della resistenza finora, perché immagino che sia anche complicato seguire interrottamente per alcune ore. Quindi io voglio innanzitutto ringraziare Isabella e chiaramente la città metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli, le istituzioni presenti, le associazioni tutte per questa opportunità dove l'estensione della violenza di genere alla comunità, alle persone lesbiche, gay, bisessuale, transessuale, quello che è l'odio, transfobico, omofobico, è un processo non scontato, non banale, anzi a volte spesso persino osteggiato, quando probabilmente noi innanzitutto anche come percorso politico, sociale, culturale proveniamo dal movimento femminista. Per cui l'intento è quello di trovare un'unità con il movimento femminista per poter in qualche modo cambiare una società e le logiche di una società maschilista, sessista. Quindi mi fa piacere, io sono anche vicepresidente di una commissione pari opportunità del Comune di Pecuenza, sono stato presidente di una consulta qui a Napoli della seconda municipalità e devo dire mi dispiace l'incontro che ad esempio gli incontri anche fatti in questi giorni ci sia una scarsa partecipazione maschile. Lo dico che da questa parte penso di essere l'unico maschio in questo momento, dall'altra parte ce n'è qualcuno in più, però mi guardo intorno e noto questa vicenda.
e la democrazia è fatta fondamentalmente di partecipazione, per cui questa assenza la sento in maniera molto, molto forte. Per cui ringrazio anche l'attenzione di chi ovviamente oggi ha voluto, ripeto, questo intervento. Ci troviamo in questo momento storico, in una fase delicatissima, perché l'omotransfobia di cui si parla di recente, se ne parla anche sempre di più quando c'è in discussione il famoso DDL Zan, è un qualcosa che emerge di recente, ma che è sempre esistito. Ad esempio la città di Napoli, io dico spesso, è una di quelle città che negli ultimi anni ha avuto un forte incremento di denunce di casi di omotransfobia. Non solo denuncia le forze dell'ordine, anche la forza e il coraggio di venire in associazione per denunciare pubblicamente una violenza. E non è perché io ci vedo come la faccia positiva di questo, tutto ciò, cioè l'emersione di quello che è sempre esistito e che non è stato mai denunciato. Quindi l'avanzamento dei diritti, io sono convinto civilmente, sono la prima condannata, la prima coppia che Napoli si è unita civilmente. L'avanzamento dello Stato di diritto, quindi il riconoscimento di nuovi diritti, comporta l'emersione di tutto ciò che prima era sommerso. Cioè la parola omosessuale fino all'800 non esisteva, no? Si chiamavano invertiti, pervertiti, cioè tutto ciò che non ha nemmeno la dignità di avere un nome non ha senso neanche che possa esistere. Quindi l'emersione della denuncia è un fatto positivo, ma questo deve necessariamente accompagnarsi a un nuovo welfare che dia gli strumenti adeguati per poter raccogliere questa denuncia, altrimenti rischiamo persino di fare peggio. La prima casa d'accoglienza del Sud Italia qui a Napoli, la Francia ne ha più di 40, l'Italia 4-5, la prima Sud Italia qui a Napoli è aperta il 7 maggio del 2021, quindi un annetto di attività poco più, ha avuto il primo caso d'accoglienza di un ragazzo omosessuale, un uomo omosessuale quasi cinquantenne che ha avuto dopo 20 anni il coraggio di denunciare le violenze in famiglia quando ha saputo che esisteva una casa d'accoglienza. Non l'ha mai fatto prima. L'ha fatto perché in quel momento sapeva che poteva denunciare e avere un tetto dove poter andare. Quindi la presenza di un welfare che si accompagna all'avanzamento dello Stato di diritto è fondamentale per poter accogliere la denuncia, altrimenti noi siamo impotenti di fronte a tutto ciò. È un welfare che deve essere accompagnato dalla presenza delle istituzioni, il Comune di Napoli e anche la città metropolitana di Napoli, ma anche la Regione Campania, perché in assenza di una legge quadro contro l'omotransfobia, che l'Italia è l'ultimo paese tra i fondatori della Comunità Europea a non avere una legge contro i crimini di odio legati all'orientamento sessuale e identità di genere, la Regione Campania è la regione che ha fatto la migliore legge in questo momento in Italia, nei limiti di quello che può fare una regione contro l'omotransfobia. Voglio dire che la presenza delle istituzioni è fondamentale, la presenza di queste istituzioni non è una cosa scontata, non è una cosa retorica, perché la cittadinanza, il cittadino e la cittadina la percepisce come vicinanza, e per questo è un gioco. Perché non bastano solo le associazioni, non bastano solo i singoli, il coronato Rainbow, il maschio ingegno illuminato di rosa contro la violenza di genere, della giornata contro l'omotransfobia. Non bastano solo le associazioni, servono anche le istituzioni che fanno percepire al cittadino e alla cittadina una vicinanza che prima non c'è mai stata. E quindi questo vuol dire che si aprono città di discriminazione. La Regione Campania è la regione che aveva più città di discriminazione. Dopo quello di Napoli parte partito San Giorgio Caimano, sta per partire Pomigliano d'Arco e sta per partire Caimano nelle palazzine verdi, lì dove c'era stato l'omicidio di Maria Paola, speronata dal fratello. L'abbiamo voluto proprio in quel luogo, il centro di discriminazione che sta prendendo a Taiwan. E poi però di contro ti trovi una politica che ti viene, ieri mi è stato girato un video, non siamo voluti intervenire neanche pubblicamente per non darne visibilità, e alcuni politici locali, San Giorgio Caimano, che contestano il fatto che il Comune abbia voluto aprire un centro di discriminazione quando in città si equilibrano degli strumenti adeguati per combattere il racket. La camorra, certo, cioè noi abbiamo voluto il Pride a Torre Annunziata che si fermasse davanti al Palazzo King, che uno dei beni simbolo confiscato alla camorra. La madrina di quel Pride è stata Anna Maria Torre, la figlia del sindaco Torre, ucciso dalla camorra proprio per dare un segnale, perché lì dove non c'è legalità, che sono Torre Annunziata, non ci può essere mai tutela del diritto, no? Lo sappiamo tutti.
Ma cosa c'entra trasformare le patate nei tavoli? Nessuna sottrazione, in fondo, per l'apertura di un ciclo di discriminazione potrà mai in qualche modo essere soltanto la porta alla comuna, anzi, l'estensione del diritto, l'apertura di centri di discriminazione, di centri di violenza, vuol dire contrastare le logiche della comuna. Quindi vuol dire, però questi sono i nostri politici locali, questa è la nostra classe politica locale. Allora a un certo punto uno si deve interrogare, ma vale la pena dargli visibilità? No, non vale la pena neanche dargli visibilità. E farà probabilmente Monica lì la cosa, perché poi la cassa di risonanza che quella eco che può dare un'associazione come la nostra può solo fare un beneficio al politico di turno che cerca solo la strumentalizzazione dello scopo. Mi dispiace anche che durante la legge contro l'omo, la discussione della legge contro l'omotransfobia, alcuni gruppi di associazioni femministe contestavano la presenza di quella legge come se quella legge sottraesse qualcosa alla lotta alla violenza di genere. No, assolutamente no, non è quello. È un modo per, anzi, per ampliare la tutela dello Stato di diritto. Quindi quello che voglio dirvi è che questo è un paese che specula molto su questi temi, no? Cioè, nel confronto l'altra volta con la Commissione per il Comune di Frequenza, ricordavo come negli anni 90, fine all'inizio anni 90, l'Italia era il paese in Europa che aveva il maggior numero di omicidi per numero di abitanti. Oggi sono circa 295 gli omicidi in Italia. L'Italia è il paese in Europa ad avere il minor numero di omicidi per numero di abitanti. Non è vero che è un paese insieme. Mentre di contro gli unici omicidi che aumentano paese sono quelli che la stampa chiama femminicidi. Quindi c'è un problema culturale, non è un problema di percezione di sicurezza. E per cui quando si parla del DDL Zan, che sì, non è la parte punitiva o sanzionatore per probabilmente risolvere la questione, ma sono gli interventi nelle scuole, la possibilità di poter parlare completamente, la possibilità di diffondere una nuova cultura dell'accoglienza e dell'integrazione. Allora è quello che serve al nostro paese. Se non è vero che siamo un paese insicuro, aumentano i femminicidi, aumentano i suicidi, quello di blu bianco, la transessuale che si è data a fuoco perché non è accettata come insegnante donna, quella di Chiara, a Piscina, da qualche settimana fa, 19 anni, che lo Stato non è riuscito ad aiutare perché ha percepito di sentirsi sola. Allora, tutto quello che la cattiva politica fa è istigazione all'odio, è istigazione a un omicidio di Stato, perché Chiara è un suicidio di Stato. Per cui noi ci siamo da tanti anni, Arcigna-Napoli è fondata nell'84, Arcigna-Napoli nell'85, quindi siamo nati un anno prima dell'Associazione Nazionale. Arcigna da Sud, fondata da un ex prete pudentino dopo i fatti di Palermo a Giada. Quindi noi del Sud abbiamo comunque anche una marcia in più su queste questioni. E molte delle intelligenze della comunità di Arcigna sono dei canali, Luxuria, Scarpa-Otto, non so chi viene in mente. Corporamante Sciamo, sono dei meridionali che hanno trovato la possibilità di poter portare avanti il proprio attivismo, però lì dove qui a Sud non era possibile poterlo fare. Oggi a Sud è possibile poterlo fare grazie alle istituzioni che ci sono vicine e spero che giornate come queste si possano moltiplicare, perché è fondamentale poterne parlare, anche quando sembra che è una cosa che possa diventare stancante, perché l'unico strumento che abbiamo a disposizione è la conoscenza. Per rompere il meccanismo della discriminazione, l'unico, la grande, la più potente arma a disposizione è quella della conoscenza, per cui non ci stancheremo soprattutto di andare nelle scuole. E per quanto vogliano raccontarci di questo mostro gender, sono esattamente le cose che oggi vi sto dicendo a voi che andiamo a dire nelle scuole, non c'è nessun mostro gender, è una società che richiede un cambiamento e spesso che vive sempre di più un gap generazionale profondissimo tra le giovanissime generazioni che sono molto più fluide ad affrontare anche le questioni riguardanti la propria identità sessuale e le vecchie generazioni ancorate in un palazzo vecchio a strumentalizzare le questioni che riguardano invece la felicità del corso. Grazie. Grazie. Grazie a Anna per la moderazione, grazie a chi ha resistito con gentilezza fino alla fine. Spero che sia stato un momento di conoscenza, ecco, come diceva Antonello, per me il suo intervento era necessario, perché non si può parlare di violenza, di genere, di stereotipi,
di pregiudizi, escludendo una parte della comunità, della nostra comunità. Quindi violenza è violenza, come vogliamo chiamarla, l'ho detto all'inizio, non c'è solo quella familiare, c'è quella psicologica, c'è quella sui luoghi di lavoro, c'è quella sessista, ce ne sono veramente di tanti generi. Se volessimo elencarle, avremmo bisogno di un'enciclopedia di 3 anni per vedere tutte le forme di violenza a cui assistiamo e che, come dicevo anche prima, spesso ognuno di noi, in una piccola parte o in una grande parte, subisce nell'arco della propria vita, perché non ci sono donne che non abbiano subito almeno qualche volta nella vita delle violenze. E forse proprio per questo, e qua vengo a chiudere e a ringraziare veramente tutti della partecipazione, sicuramente gli uomini sono pochi e mi auguro sempre di vedere maggiori uomini nella platea, ma anche come, diciamo, come relatori nei miei convegni. Però io mi auguro che siano le donne principalmente, lo dico perché effettivamente, pensando all'esperienza di Simona, ma anche tante altre esperienze che sento, prima c'era un'altra mia assistita che è andata via, ha detto che non ce l'ha fatta, non ha detto a sentire l'esperienza di Simona, perché anche lei è vittima di mobbing sul luogo di lavoro, l'annientamento, gli attacchi di panico, la voglia di suicidio, qualche cosa, come la dottoressa, cioè ascoltiamo storie che ci fanno male, perché poi se abbiamo anche un minimo di empatia, di sensibilità, queste storie le diventano anche nostre, parte della nostra vita. Io mi auguro che sempre più donne invece si aprano all'ascolto e che almeno noi donne possiamo diventare un piccolo esercito solidale e non come nell'esperienza di Simona. Ci siano donne che vanno contro le donne, perché questa, credetemi, forse è la violenza ancora più cattiva, cioè di una donna che fa male a un'altra donna. Perché noi dovremmo avere una funzione maggiore, forse proprio perché sentiamo, no, la sofferenza, e quindi dovremmo essere più predisposte all'ascolto, alla gentilezza, all'accoglienza, forse perché l'istinto materno che c'è proprio, no? Abbiamo o non abbiamo figli, noi nasciamo con l'istinto della maternità, non abbiamo bisogno di figli per essere materni, per essere accoglienti. La nostra forma mentis è una forma mentis di cura. Quindi io mi auguro veramente di trovare un mondo più giusto per i nostri figli, per i nostri nipoti, e cerchiamo di fare ognuno di noi il nostro piccolo passo, il nostro piccolo mattoncino, lo costruiamo e cerchiamo di costruire un mondo più giusto per tutti. Io mi auguro questo stasera e mi auguro di rivederci presto. Buona serata a tutti.